continuità cercando la seconda vittoria di fila in campionato. È questo l'obiettivo di Pesaro e Sassari in uno degli incroci più interessanti dell'ottava giornata della Serie A Unipol-SAI. Amici di Leva Sport Italia, ben ritrovati da Mirko Fusi. È un'altra domenica ricca di spettacolo con la palla spicchi sui Leven e le premesse per i prossimi 40 minuti tra i padroni di casa della Carpegna, Prosciutto Pesaro, allenati da coach Yasmin Repeja, e il banco di Sardegna-Sassari dell'ex di giornata Piero Bucchi, lasciano presagire molto bene. Due squadre che nell'ultimo weekend hanno aggiunto una spunta alla casella delle vittorie per Pesaro. Fino a questo momento 4 successi e 3 sconfitte. VL che arrivano dal roboante largo successo in trasferta contro l'Eppi Casa Brindisi. Questo è il quadro per quanto riguarda l'ottava giornata e le tre partite che hanno già conosciuto il loro termine, con il resto del programma che, come vedete, si concluderà stasera con il posticipo tra Verona e Varese. Questa invece è la classifica con la Virtus Segafredo Bologna, e vedete ci sono anche ovviamente Pesaro e Sassari. Vi dicevo, per Pesaro vittoria larga sul campo di Brindisi, con la pratica di fatto già archiviata dopo il primo tempo chiuso sul più 18. Qui in casa però una sola vittoria fino ad ora per i marchigiani, contro Venezia la seconda giornata, poi due sconfitte contro la Gevi Napoli e l'Olimpia Milano, mentre in trasferta ben 3 successi, un solo capo, quello contro Tortona nel terzo turno. Questo invece è il roster di Sassari, che è una delle squadre ad aver cambiato meno rispetto alla scorsa stagione in termini di percentuali di cambi nel roster. Ha cercato di migliorare l'ossatura di base ottima, considerando la semifinale scudetto dello scorso anno. Attenzione soprattutto ai vali Gerald Robinson, a Jamal Jones, oltre ovviamente al volto nuovo, vale a dire, di Sean Stephens. Sentiamo le parole nel prima partita di Piero Bucchi. Bucchi con la sua Sassari viene a Pesaro per l'ottava di campionato, con quali aspettative e come ha preparato questa partita? Beh, l'aspettativa è quella di la consapevolezza di affrontare una squadra buona che è in un buon momento davanti a un pubblico caldo, quindi consapevole della difficoltà della gara. Però veniamo un po' con lo spirito giusto, veniamo lo spirito di aver fatto una buona settimana di lavoro, quindi con la serenità di poter giocarci questa partita, ribadisco, contro una buona squadra. Alla seconda partita con Stephens al posto di Onuaku, come ritiene questo inserimento, come vede questo ragazzo? Beh, è un ragazzo che ha portato tanta positività, è un giocatore che fa della qualità il suo gioco, non è un giocatore magari che ti fa i 20 punti, però fa tutte le cose utili che possono servire a squadra sia in attacco che in difesa, quindi è un contributo, passami il termine, un po' nascosto ma di grande utilità. Interessanti le parole di coach Bucchi relativamente proprio al neoacquisto Stephens, che è andato a rimpiazzare Onuaku. Questo è invece il roster a disposizione di Yasmin Repeja. Vedete, torna anche Carlos Delfino, il veterano argentino al suo terzo anno a Pesaro, che ha svolto lavoro differenziato per il riacutizzarsi della tendinopatia, e quest'oggi, come vedete, all'interno del roster fa ripuntati ovviamente anche su Abdur Rahman, pardon, vera macchina da punti in questo inizio di stagione, insieme ovviamente a Davide Moretti e a Quan Cita. Ma ascoltiamo anche Repeja. Coach Repeja, allora il ruolino di marcia della VL dice: una vittoria in casa su 3 partite, 3 vittorie fuori casa su 4. Immagino che lo scopo sia tornare a vincere a Pesaro. Sì, sono d'accordo che dobbiamo dare qualcosa di più giocando in casa, prima di tutto più solidità per le cose base, solidità difensiva, solidità mentale, solidità dal punto di vista aggressività, tutte queste cose che sono base per poter giocare contro un avversario come Sassari. Speriamo fare progressi in questo punto di vista, è sicuro, e da punto di vista punti, da punto di vista prestazione, giocando a casa siamo rimasti, possiamo dire, un po' in debito con i nostri tifosi. Delfino sarà della partita? Farà roster, non giocherà stasera perché è troppo presto, ma si inserisce piano piano e speriamo prossime partite potrà giocare, potrà aiutare qualche minuto sul campo.
Queste le parole rilasciate da coach Repeja anche su Carlos Delfino, rilasciate al nostro Michele Zavagnini. Vedete intanto l'atmosfera della Vitrifrigo Arena di Pesaro, che è stata scena recentemente anche della Next Gen Cup, il campionato riservato alle formazioni under 19 dei 16 club di Serie A, ed è stato anche teatro della sfida per le qualificazioni al Mondiale 2023 dell'Italia contro la Spagna di coach Sergio Scariolo. Quest'oggi ovviamente torna ad essere teatro della Serie A Unipol Sai. Ora spazio alle note dell'inno di Mameli. Pesaro e Banco di Sardegna Sassari, Banco di Sardegna Sassari che, come abbiamo visto prima in classifica, ha accumulato finora 3 vittorie e 4 sconfitte contro Scafati, ha interrotto la striscia di 2 sconfitte consecutive rimediate contro la Virtus Bologna in casa e la Pallacanestro Trieste in trasferta. Sassari che finora non ha mai vinto in trasferta, oltre alla sconfitta contro Trieste sono arrivate anche quelle con Varese nel primo turno e Treviso al terzo, quindi oggi la squadra di coach Bucchi cercherà di sbloccarsi anche lontano dal pala Serra di Migni. Problemi di vittoria in casa per Pesaro, in trasferta per Sassari, una delle due riuscirà sicuramente a sbloccarsi. Partita particolare, come detto, per Piero Bucchi e per Gerard Robinson, entrambi ex. Eccolo qui Robinson, il quintetto titolare insieme a Cruzlin Benjus, Jamal Jones e Dishon Stephens. Per quanto riguarda Benjus, prestazione da 3 devastante nel match vinto nell'ultima giornata contro Scafati. Dicevamo di Piero Bucchi che ha allenato Pesaro nella stagione 2016-17 fino a marzo, conquistando 7 vittorie in 21 partite, e ha sottolineato alla vigilia come la sua squadra abbia beneficiato in questa settimana della vittoria contro Scafati per scrollarsi di dosso tensioni e tossine. Vediamo però anche il quintetto proposto dal coach di casa Yasmin Repeja con Davide Moretti, Abdur Rahman, Karalampopoulos, Dejan Kravic e Cidam tra le sfide. Nella sfida sicuramente molto interessante anche quella tra i lunghi, Kravic da una parte, Stephens dall'altra, e vedremo chi riuscirà a spuntarla. Sono 33 i precedenti tra queste due squadre. L'ago della bilancia fino a questo momento è della parte della Dinamo con 22 vittorie, anche se in terra pesarese ha fatto meglio Pesaro con 8 vittorie a fronte delle 7 sconfitte, mentre il trend recente dice Sassari che l'ha spuntata in 8 degli ultimi 10 incroci. Invece tra i due allenatori, Repeja e Piero Bucchi, sono ben 34 gli episodi precedenti con 22 vittorie a favore dell'attuale coach della VL. Abbiamo visto poco fa anche gli arbitri, che saranno Roberto Begnis, Dennis Quarta e Marco Catani. Queste sono alcune delle statistiche più rilevanti maturate dalle due squadre fino a questo momento. Pesaro contro Brindisi ha fatto registrare il maggior numero di punti realizzati da una squadra in questo inizio di stagione, ben 102, superando proprio Sassari e Varese che si erano fermate a 101, e Pesaro che è la squadra con il miglior attacco della Serie A dopo 7 giornate per punti realizzati, oltre 90, ha toccato e oltrepassato quota 100 in 2 occasioni, alla prima giornata contro Trieste e, come vi dicevo, nell'ultima contro Brindisi, sfiorandola invece contro Napoli e Brescia, quando si è fermata rispettivamente a 97 e 98
punti. Vediamo inquadrato, o perlomeno alle spalle dei suoi giocatori, c'è invece Jasmin Repeša, il tecnico croato tornato a Pesaro dopo l'ottima esperienza vissuta nell'annata 2020-21, quando aveva riportato la squadra in finale di Coppa Italia dopo 9 anni di assenza, e ha preso il posto di Luca Banchi. Dicevamo dell'attacco di Pesaro, Sassari invece è nona per punti realizzati con poco meno di 80 punti a partita, miglior prestazione realizzativa contro Verona da 101 punti, la seconda è stata proprio nell'ultimo turno contro Scafati, 86, sfoderando anche il 47.2% dall'arco. Attenzione anche al ritmo del gioco, perché Pesaro è anche la squadra con meno palloni persi a partita, poco meno di 11, e attenzione perché al contrario Sassari è anche quella che perde più possessi tra le 16 squadre di Serie A, ovvero 16, ma ovviamente dalla parte dei sardi ci sono altri elementi a favore. Per esempio Sassari è la quarta migliore squadra per rimbalzi difensivi, oltre 27, ma l'apporto in questo senso lo aveva dato a livello statistico Onuaku, quindi dovremo vedere come reagirà la formazione sarda sotto questo aspetto dopo la separazione dal centro statunitense. Pesaro però è penultima nei rimbalzi difensivi. Intanto si sta scaldando, come potete sentire, la Vitifrego Arena di Pesaro, perché è tutto pronto per la palla 2 in uno degli incroci più interessanti dell'ottava giornata della Serie A Unipolsai, che ci dirà se Pesaro riuscirà a mettere la quinta vittoria in 8 giornate, oppure se sarà Sassari a pareggiare il computo tra vittorie e sconfitte. Ricordiamo che Sassari al momento ha un record di 3 vittorie e 4 sconfitte e cerca il successo esterno dopo aver vinto nell'ultimo turno contro Scafati, mentre Pesaro arriva da una larghissima vittoria in trasferta contro l'Eppi Casa Brindisi. Vediamo chi delle due squadre riesce ad arpionare il primo pallone, ed è la formazione ospite grazie a Jamal Jones, che fa partire subito la manovra di Robinson. Poi proprio Jones che va dentro velocemente, il primo canestro della partita è siglato di Sean Stephens, proprio il neo acquisto del banco di Sardegna Sassari. Il primo possesso offensivo anche per Pesaro, che prova ad andare subito nei pressi del pitturato con l'altro centro Kravic. Avevamo detto che ci aspettavamo una sfida nella sfida tra Stephens e Kravic, hanno risposto subito entrambi presenti, 2 pari dopo le prime 2 azioni del match. Attacca sul fronte destro la formazione di Piero Bucchi, che prova ad alzare quest'altra parabola ancora per Stephens, stavolta la ricezione non è quella giusta, allora può correre la formazione di Repeša cercando la via centrale con Kravic, che preferisce andare all'angolo per la prima conclusione da 3 della partita di Karalampopoulos. Niente da fare, ma Citam prova a giganteggiare sul pitturato, non realizza, palla che viene persa da quello che è stato sicuramente uno dei migliori fino a questo momento della formazione marchigiana, la statunitense originaria della California, che ha messo insieme 8 punti e 7 rimbalzi contro Brindisi. Contro Milano aveva dovuto abbandonare anzitempo il campo per il 5° fallo personale. Sassari che avanza con Gerald Robinson tra i fischi della Vitrifrigo Arena di Pesaro, studia la situazione il numero 4, poi pensa alla conclusione Kruslin, con Sassari che rischia di perdere il possesso sotto la pressione portata da Davide Moretti. Con Robinson non d'accordo con il fischio arbitrale, andiamo a rivedere qui con la palla che viene recuperata grazie all'infrazione di campo fischiata contro Gerald Robinson, e Pesaro che può provare per la prima volta in questa partita a mettere la testa in avanti, gestisce con Citam poi il possesso prolungato da parte di Moretti, che si affida a Kravic. Vediamo se va da solo, alza la parabola, primo ferro scalzo, molto reattivo però c'è Karalampopoulos, va il greco, finta di blocco centrale da parte di Kravic, si preferisce lo scarico per Citam che ci prova da casa sua, stavolta il secondo ferro abbondante. Allora corre Sassari dall'altra parte, gestendo ancora con Filipe Kruslin, che si dà uno sguardo in avanti, preferisce la verticale per Benjus, abbiamo detto macchina da 3. A proposito di tiri da 3, eccola qui la prima tripla della partita, messa a referto da Jamal Jones, l'ala statunitense che ha 12 punti di media in questa stagione dopo l'addio di Onuaku, è diventato il secondo top scorer della Dinamo e ce ne ha dato appena poco fa un saggio. Un possesso pieno di vantaggio per Sassari, che Pesaro prova ad accorciare subito col fallo speso proprio da Jones nel tentativo di salire
salita al cielo di Dejan Kravic. Anzi, non è il fallo di Jones, ma il fallo è di Sean Stephens, giocatore che è arrivato dalla Bosnia perché ha vestito la maglia dell'Igokea. Andiamo a rivedere qui. Sì, c'erano i pressi Jamal Jones, ma il fallo effettivamente è proprio del lungo californiano di Sean Stephens. E tiri liberi per Dejan Kravic. Eccolo qui, inquadrato, il 32enne centroserbo di scuola americana, classe 1990. Che nonostante l'altezza piuttosto cospicua, 2,13 metri, come abbiamo avuto modo di vedere, sa destreggiarsi piuttosto bene con una certa agilità all'interno dell'area. 4-5 con 7 minuti e 45 secondi al termine del primo periodo, e Sassari che gestisce col solito Robinson, poi va ancora da Kruslin, c'è il taglio centrale da parte di Benjus, è servito ora il numero 20 che se la va a giocare in post basso, sfrutta il piede perno. Buona la giocata, non altrettanto fortunato il rimbalzo, lo premia ancora ma non riesce a finalizzare nonostante lo spazio siderale. Prova allora dalla lunga distanza e riesce con Robinson e Sassari a colpire per il nuovo possesso pieno di vantaggio. Moretti si dà uno sguardo intorno, preferisce fare tutto da solo, la tripla viene scagliata ma non è realizzata dal numero 11, il classe 1988. Ancora Robinson cercando di mettersi in ritmo, va fino in fondo anche questa bella giocata ma non premiato, è un 4 contro 2 per Pesaro che riesce ad imprimere la quinta e ad accelerare proprio con il suo numero 5 Mohamed Ali Abdulrahman, giocatore che nessuno probabilmente si sarebbe aspettato potesse sfoderare numeri così imponenti dal punto di vista realizzativo. Meno 1 per i padroni di casa che devono ora difendere perché arriva la conclusione dal mezzangolo di Jones, niente da fare per lui. Allora in gestione sempre Rahman, di fatto raddoppiato dopo lo show da parte di Stephens, si torna indietro da Karalampopoulos, studia la situazione il greco, si mette in ritmo cadendo indietro, primo ferro per lui e Pesaro che non riesce ancora a graffiare dalla lunga distanza come vorrebbe. Jones preferisce decelerare momentaneamente in un inizio di match davvero molto molto elevato e Sassari qui lascia tantissimo spazio a Davide Moretti, al quale basta appoggiare al tabellone per firmare il punto numero 7 e 8 per la formazione di Yasmin Repisa, che firma il vantaggio seppur di un solo punticino quando stiamo per scavallare, lo faremo tra poco meno di un minuto, tra il primo e il secondo periodo, tra il primo e la seconda metà del primo periodo, super stoppata intanto che guida la transizione di Moretti dall'altra parte, non riesce però a graffiare Pesaro e allora può gestire senza troppi patemi Kruslin. Benjus con tanto spazio, parabola altissima per il 20, sputata ancora dal ferro. Citam fa ripartire Rahman, si mette in visione Kravic, vediamo se la va a giocare in uno contro uno con Jones. Ancora Kravic che prova ad attaccare verso la linea di fondo, ovviamente il canestro non è valido ma arriva il fallo in favore proprio di Pesaro grazie al movimento sempre del centro serbo, che andiamo a rivedere qui con il tentativo di arginarlo da parte di Jamal Jones che eccede nella pressione e si riprenderà dunque con una rimessa per la VL affidata a Jon Axel Gudmundsson sotto lo sguardo del suo avversario, il coach di Sassari Piero Bucchi. Rimessa effettuata, va a ricevere fuori dall'arco Davide Moretti, anche lui attacca verso la linea di fondo, il tiro in corsa, legge bene la situazione ma il canestro non lo premia, allora può correre Sassari dall'altra parte cercando l'appoggio piuttosto semplice, niente da fare, avrà comunque un'altra occasione, di nuovo Robinson che prima pensa al passaggio per Stephens, lo fa in un secondo momento ma anche Stephens si mangia un canestro piuttosto semplice, preferisce poi lo scarico dal mezzo. Zangolo si alza e realizza ancora Kruslin, stavolta riesce dopo 2-3 tentativi a centrare il bersaglio grosso, il numero 6 ex Sedevita Olimpia, e Sassari che torna avanti di 2 punti. La traccia verticale a servire di nuovo Kravic che sta fungendo anche da regista specialmente in post alto, vediamo come se la gioca Gudmundsson che accelera proprio contro Kruslin, spende il fallo il numero 6, eccolo qui inquadrato il cestista croato nativo di
Zagabria, una delle prime accelerate nella partita di Jon Axel Gudmundsson, che rivediamo nella riproposizione nel tentativo di andare dritto a canestro, mentre proseguono, come potete sentire, anche i cambi da una parte e dall'altra. Per Pesaro è il momento di Leonardo Totè del lungo veneto, mentre Gudmundsson fa il suo dovere nel primo dei due tiri liberi a sua disposizione. Eccola qui inquadrata la 26enne guarda islandese, che fa 2 su 2 e conferma un inizio di partita davvero molto equilibrato. Kruslin, che ha realizzato poco fa una tripla davvero di pregevolissima fattura, la va a gestire Robinson, poi Benjus di nuovo per Kruslin, agisce sempre per vie perimetrali Sassari, poi riesce a deludere il proprio avversario Jamal Jones, che sale a canestro a due mani. Queste le sue medie in termini di punti realizzati fino a questo momento della stagione, i due appena realizzati, davvero niente male per il 12 a 10 degli ospiti. Totè bloccando e poi rollando al canestro, passaggio una mano di Moretti, tantissimo spazio dall'angolo per la tripla di Gudmundsson, niente da fare, ancora prezioso però il lavoro di Totè da Citam, di nuovo per il numero 30, sempre per vie centrali Totè, ecco Citam che mette palla a terra, ma ancora una volta questi appoggi piuttosto semplici, almeno sulla carta, non stanno andando a referto né da una parte né dall'altra. Si resta sulle 12 a 10, attenzione sempre al computo dei falli di squadra, 3 per il banco di Sardegna Sassari, 1 per la Carpegna Prosciutto Pesaro. Va a rifiatare intanto Moretti, torna all'interno del parquet Vasilis Karalampopoulos per questo rettilineo finale di primo periodo. Vediamo dentro per Pesaro anche Valerio Mazzola, l'ex Umana Reyer Venezia. Attenzione intanto a Kruslin, che viene di nuovo annullato nei pressi delle plance, scatenando la transizione dei padroni di casa. Tantissimo spazio per Mazzola, che non può esimersi dallo scagliare la tripla. Si muove la retina, contro sorpasso di Pesaro, 13 a 12 grazie al primo graffio di Valerio Mazzola. E partita che si conferma piacevolissima. Pesaro, che vedete fino a questo momento non riesce a colpire troppo dalla distanza, l'ha fatto per la prima volta proprio con Mazzola, mentre dall'altra parte Sassari ha già fatto male cestisticamente parlando. Benjus girandosi più volte proprio su Mazzola non realizza, ma il movimento di tiro era ovviamente già iniziato, fallo subito e due tiri liberi in arrivo proprio per Eimantas Benjus. Andiamo a rivedere qui il suo movimento e la sua finta ai danni del numero 22. Dentro intanto anche Stefano Gentile, che entra a far parte dei giochi. Primo tiro libero sbagliato da parte di Benjus, che sta viaggiando con l'85,2% dalla lunetta. Lui che è il migliore realizzatore della squadra con 13,3 punti di media, miglior stoccatore anche da 3 della squadra col 41,9%, qui però fa 0 su 2 sporcando le percentuali dalla lunetta alle quali ci aveva abituato. Sempre un punto di vantaggio per la Carpegna Prosciutto, che ha una rara opportunità, quella di allungare, ci prova gestendo sul fronte sinistro, poi Mazzola va dall'altra parte, circola velocemente la sfera che passa dalle mani di Karalampopoulos per quelle di Gudmundsson, e niente da fare dalla distanza, tentativo di tap out da parte di Mazzola, niente da fare. Robinson gli offre un po' di spazio, il movimento del solito Stephens, che però stavolta non riesce a produrre frutti. Allora Totè dall'altra parte proprio contro Robinson, prova a sfruttare il mismatch fisico, la mette a terra Gudmundsson, virata, tentativo di scarico, ma non ce n'è bisogno perché arriva ancora il fischio contro l'azione fallosa di Jamal Jones. Andiamo a rivedere ancora qui l'accelerata del numero 30, buon impatto da parte di Gudmundsson con Jamal Jones, che chiede spiegazioni agli arbitri in merito all'ultimo fischio, il secondo fallo personale. Vediamo se Piero Bucchi preferisce farlo rifiatare in panchina, così è, proprio per evitare problemi ulteriori, anche perché la partita è ancora molto lunga. Lunetta per Jon Axel Gudmundsson,
Il suo acquisto è stato ufficializzato da Pesaro inizio novembre, ha giocato il 6 novembre contro Milano e nell'ultimo match contro Brindisi, andando in doppia cifra per punti realizzati, ovvero 10. Un possesso pieno di vantaggio per la Carpegna Prosciutto e 4 punti per Jon-Axel Gudmundsson, che qui va a pressare forte contro uno dei neoentrati, vale a dire Alexei Nikolic, il playmaker sloveno che è stato ufficializzato a ottobre da Sassari, è arrivato di fatto dopo l'infortunio occorso a Chris Doe, che non è disponibile ovviamente nemmeno per la partita odierna per coach Piero Bucchi. Arriva intanto un altro fallo, in questa occasione lontano dalla palla, e Pesaro che ancora ha falli da spendere, non ha speso il proprio bonus, mentre Sassari ora dovrà fare attenzione in questo ultimo minuto e 47 secondi. Stephens, l'end off proprio per Nikolic, va l'ex giocatore del Bros Bamberg, poi si va a esplorare il pitturato ed è la scelta giusta, perché di Sean Stephens realizza 2 punti che valgono il 15-14. Si mette in visione Mazzola, vediamo qual è la scelta di Gudmundsson, il solito movimento centrale di Totè. Mazzola, finta di conclusione, va ancora da Gudmundsson, di nuovo Totè per il numero 30 che viene raddoppiato. Vediamo se si inventa qualcosa dalla distanza ed è un super canestro questo di Pesaro, con Abdur Rahman che ci ha già abituati in questo inizio di stagione a togliere le castagne dal fuoco quando la circolazione palla in casa marchigiana non è delle migliori. La risposta immediata di Mantas Benjus, che un po' come aveva fatto a Scafati torna a prenderci gusto dalla distanza, anche se una settimana fa ci aveva preso davvero tanto gusto. Qui palla persa banale da parte di Pesaro, può andare fino in fondo Stephens, 2 punti che valgono il sorpasso di Sassari, 19-18. Dicevamo, il controllo del ritmo sarà fondamentale. Pesaro, che la squadra ad aver perso meno possessi fino a questo momento della stagione, sicuramente Bucchi avrà cercato di istradare i suoi anche per smuovere questa statistica. Totè, buona la ricezione, alza la parabola, arriva il fallo, si ho ben visto, di Stefano Gentile. Arriveranno 2 tiri liberi anche per Totè. Poi mancheranno 20 secondi al termine del primo periodo. Pronto a entrare anche Usman Diop. Dentro anche Riccardo Visconti per i padroni di casa della Carpegna Prosciutto. Mentre Piero Bucchi dà qualche indicazione all'uscente di Sean Stephens. A più riprese chiaramente è stato interpellato coach Bucchi sull'importanza di questo acquisto, che è andato a rimpiazzare Onuaku, e Piero Bucchi ha fatto intendere chiaramente come sia un giocatore diverso, più mobile rispetto a Onuaku, con caratteristiche diverse. Intanto c'è qualche situazione, credo che coinvolga Yasmin Repeja con gli ufficiali di gara. Vediamo ora se il gioco potrà riprendere, anche se onestamente non so cosa sia successo nello specifico, se è relativo a quanto accaduto poc'anzi all'interno del rettangolo di gioco. Ora gli arbitri che vanno proprio al tavolo degli ufficiali per capire se va ristabilita qualche situazione. Intanto approfittiamo di questa breve pausa per ricordare che in questa settimana su Eleven Sports, mentre esce Rahman e entra Moretti, questa settimana su Eleven Sports, come di consueto, torna anche il grande basket europeo con l'undicesima giornata di Euroleague, la sesta di Eurocup e la quarta della Basketball Champions League, che tra l'altro vedrà impegnata proprio Sassari, che ospiterà il 29 novembre alle ore 20:30 il PAOK nel tentativo di rimediare a una stagione europea che fino a questo momento per i sardi non è stata delle migliori. Tiri liberi per Leonardo Totè, che sigla il punto del 19 pari e il possesso di Nikolic. Vediamo se va fino in fondo, ovviamente per evitare che Pesaro abbia un'ultima chance per il tiro. Vediamo la scelta di Nikolic, che prova a superare proprio Totè, ma la figura del 35 si staglia di fronte a lui, lo fa in maniera fallosa. Almeno questa è la decisione degli arbitri. Ecco il replay, voi come di consueto avete la possibilità di valutare in base alle immagini riproposte. Di nuovo Nikolic, 5 secondi, accelera, subisce il fallo stavolta di Davide Moretti e
anche Pesaro spende il proprio di bonus. Il risultato saranno due tiri liberi anche per l'ultimo volto insieme a Stephens in casa Sassari, vale a dire Alexei Nikolic. Sbaglia il primo tiro libero il cestista slovenaco, è la sua sesta presenza in questo campionato, per lui anche 2,8 assist di media, lui che ha vestito anche la canotta del San Pablo Burgos ed è stato due volte campione tedesco con il Bruce Bamberg, era stato anche in Italia già con la canotta di Treviso nell'annata 2019-2020. 4 secondi al termine del primo periodo, Banco di Sardegna avanti per 20-19, pronta la rimessa Karalampopoulos, ovviamente Pesaro deve sbrigarsi, vediamo chi si prende la responsabilità, accelera Moretti, il cronometro non era andato avanti e questo ovviamente non faceva capire bene quanto tempo avesse a disposizione Davide Moretti. Suona la sirena, termina il primo periodo, un primo periodo davvero molto intenso da una parte e dall'altra, fino a questo momento conducono gli ospiti di un punticino, queste le statistiche maturate fino a questo momento, come vedete volume più alto nelle conclusioni da tre per la Carpegna Prosciutto Pesaro, ma solamente due triple andate a referto per la precisione, quella di Valerio Mazzola e quella di Abdur Rahman, mentre per quanto riguarda Sassari, come vedete, tre triple a referto e percentuali da due invece in linea di galleggiamento, perché ci attestiamo attorno al 42% per entrambe. Per quanto riguarda i migliori realizzatori di questa partita, 5 per Abdur Rahman e 5 per Jamal Jones. Vediamo le migliori azioni intanto dei primi 10 minuti. Queste le azioni più significative del primo periodo, dando uno sguardo alle statistiche devo fare una correzione perché il miglior realizzatore per la Carpegna Prosciutto Pesaro non è Jamal Jones con 5 punti ma Dishon Stephens con 6 punti nei 10 minuti all'interno del parquet con 3 su 4 dall'interno dell'arco. Attenzione, come avevamo detto, anche alla capacità di Sassari di far circolare la sfera, perché la formazione di Buchi è la migliore squadra per assist a partita di questa Serie A, oltre 20 con Gerard Robinson a guidare l'orchestra degli assist man in casa sarda, mentre inizia il secondo periodo Pesaro è undicesima in questo fondamentale con 15,4 assist di media. Intanto prima accelerata di Rahman che fino a questo momento è rimasto un po' in sordina, qui scontro piuttosto fisico, piuttosto duro con Ousmane Diop ad avere la peggio, nonostante il fallo commesso è stato proprio il 22enne centro di origine senegalese. Ma abbiamo avuto un piccolo saggio, abbiamo visto nello stacco delle qualità atletiche di questo ragazzo, di questo signore qui, Mohamed Ali Abdur Rahman, che ha fatto gioire i suoi soprattutto con il buzzer beater che ha permesso a Pesaro di vincere contro Venezia, ma la guardia statunitense ne ha messi tanti di canestri importanti, come avremo tempo e modo di dire nel corso del match, che per ora dobbiamo seguire perché c'è Nikolic in possesso, poi Benjus, Stefano Gentile appena al di fuori dell'arco pensa all'alto basso, poi si passa invece dalle parti di Jack De Vecchi, poi in qualche maniera Ousmane Diop voleva Benjus il fallo da parte di Mazzola, infatti gli arbitri sono andati a fischiare proprio in favore della formazione ospite. Bello il passaggio schiacciato di Stefano Gentile, qui Mazzola va ad aggrapparsi anche al canestro, sale di fatto in groppa a Diop che avrà due tiri liberi a disposizione mentre proseguono i cambi in panchina. Mazzola torna dentro Wanchitam mentre si appresta a tirare i suoi tiri liberi, Ousmane Diop
che è alla sua seconda stagione in Serie A con la Dinamo Sassari. È il decimo migliore rimbalzista della Serie A con 6,6 rimbalzi a partita. Viaggia con il 70% ai liberi. E avete visto, ha tirato il tiro libero supplementare perché era stato convalidato il suo canestro, così come aveva chiesto Benjus. E poi è arrivato il tiro libero supplementare che non è andato a referto. Sassari sul 22-20. Allora ci prova dalla distanza a rispondere immediatamente Davide Moretti. Niente da fare, si resta sul più 2 per i ragazzi di Piero Bucchi. Ancora con Nicolic in cabina di regia. Gentile traccia verticale verso Benjus, ma il gioco è stato fermato per un fallo lontano dalla palla e dovrebbe trattarsi del secondo fallo di squadra di Pesaro in questo secondo periodo. Così è, e rimessa offensiva della quale si occuperà sempre Alexei Nikolic con Yasmin Repeja a colloquio con gli arbitri per quest'ultima situazione. Torna in panchina intanto Jack De Vecchi e torna all'interno dei giochi Filip Kruslin. Benjus, finta di tiro dal mezzangolo cercando di far togliere l'equilibrio a Citam, che poi resta con lui. Di nuovo Nikolic, Stefano Gentile che esplora la situazione che porta da Osman Diop, ma ha fischiata l'infrazione di passi al cestista di origine senegalese che aveva debuttato in Italia nella stagione 2016-17 in Serie A2 con la pallacanestro Udine. Qui nulla di fatto per lui, 8 minuti e 45 secondi all'intervallo lungo e punteggio ghiacciato sul 22-20. Questo è il computo delle palle perse, e a proposito di palle perse, qui deraglia l'attacco marchigiano con la buona difesa di Nikolic che porta a una palla persa per i ragazzi di Yasmin Repeja. Nikolic è giocatore molto utile in entrambe le metà campo per il banco di Sardegna Sassari. Eccolo qui a varcare la linea di metà campo contro Davide Moretti. Stefano Gentile, ancora il passaggio schiacciato per Usman Diop che sale a canestro per il 23esimo e il 24esimo punto della partita. Ancora a illuminare la scena il tempo di passaggio di Stefano Gentile, che lo aveva fatto già un paio di minuti fa. Senza ritmo dalla distanza Burrakman, che canestro senza ritmo da parte del terzo miglior realizzatore del campionato di Serie A. Ma come detto, quando non circola palla in casa Pesaro, spesso e volentieri ci pensa proprio lui. Fino a questo momento per Sassari invece tante responsabilità se le sta prendendo Stefano Gentile. 2 punti per la guardia campana alla sua quinta stagione a Sassari. Un possesso pieno di vantaggio per gli ospiti. Pesaro prova ad andare velocemente fino in fondo. Niente da fare, Visconti però più energico di tutti. Le mani di Usman Diop che rischia anche il fallo. Fa ripartire però velocemente Nikolic, il runner solo sul primo ferro. Allora dall'altra parte Rachman, due mani fino in fondo. 5 punti in fila di Rachman che sono ossigeno puro per i padroni di casa, che tornano sul meno 1 e equilibrio estremo. Sbraccia in tutti i modi Yasmin Repeja contro i suoi, già in doppia cifra Mohamed Ali Abdur Rachman. E possesso di Sassari che passa dalle mani di Benjus a quelle di Nikolic. Il ribaltamento di Diop ad armare dall'angolo la tripla a referto da parte di Kruslin, e vale il più 4. Quasi 8 punti di media, come vediamo anche grazie all'ausilio della grafica, per il numero 6. Ancora ci sta prendendo un certo gusto a Burrakman. E se Sassari fa entrare in ritmo la guardia statunitense, beh, sono dolori. 3 su 3 dalla lunga distanza e sale a quota 14 la prestazione personale. Nuovo meno 1. Vediamo se Sassari riesce ancora a strappare. Di nuovo con uno scatenato Stefano Gentile, costretta la difesa pesarese a commettere il fallo. Repeja intanto va ad abbracciare Visconti, evidentemente non era contento di qualche azione precedente compiuta dal numero 9. Qui ancora una volta costretto ad usare le cattive contro uno Stefano Gentile davvero all'interno dei giochi.
arrabbiato probabilmente soprattutto con se stesso Riccardo Visconti. Panchina per la guardia nativa di Torino e rimessa invece per Sassari con Robinson, che va a scambiare proprio con Kruglin, che ha realizzato una tripla di rara importanza poco fa. Esplora la situazione, va con ribaltamento, Gentile si alza dall'angolo, il primo ferro, poi va letteralmente a terra Abdur Rahman, che si conferma prezioso anche nel tagliafuori. Inquadrato intanto Kaspar Treier per quanto concerne il banco di Sardegna Sassari. È partito ai box in questa stagione Treier per l'infortunio al gomito che gli ha impedito di disputare gli europei con la sua nazionale, ovvero l'Estonia. E ora dalla scorsa stagione è tornato all'interno dei giochi. Si ferma momentaneamente Abdur Rahman, allora inizia a colpire Citam per Pesaro ed è un canestro pesantissimo che vale il sorpasso e il più due. Qui stava pensando Robinson di non prendere il possesso rischiando l'infrazione di campo, gli arbitri però non la fischiano, allora ci prova dalla distanza alzandosi proprio Kaspar Treier, fa muovere la retina l'ala estone scuola Moncalieri, 31 pari, 5 minuti e 30 secondi all'intervallo lungo e partita che si conferma piacevolissima. Moretti all'angolo per Gudmundsson, extra pass fatto benissimo per Totè che appoggia al vetro per il 33 a 31. 4 falli di squadra per Pesaro che deve gestire sicuramente questa situazione, ne ha ancora un paio di falli da spendere. Invece Sassari che accelera con Gentile, passaggio all'angolo per Robinson che non ha lo spazio perché Citam resta su di lui, prova a mettersi in ritmo da solo, si alza il ferro però a dirgli di no, può correre Pesaro dall'altra parte con Moretti, lo schiacciato per Citam, palla alta per Totè che prova a fronteggiare il suo diretto avversario, alza la parabola ma non è nemmeno lui fortunato. Allora la gestione portata dal solito Robinson verso Kaspar Treier che aspetta l'arrivo di Kruglin, ancora Treier, la mette a terra il numero 9, Totè prova a stare su di lui ma per gli arbitri lo fa in maniera illegale, fallo fischiato contro il lungo veneto che aveva stampato una prestazione davvero niente male contro Brindisi, ben 17 punti per lui per quella che è stata la miglior prestazione stagionale con 6 su 6 dall'interno dell'arco e 5 su 8 ai tiri liberi, il tutto condito anche da 4 rimbalzi. Qui deve andare a rifiatare in panchina dopo il fallo speso, torna dentro Dejan Kravic e panchina anche per un ottimo Stefano Gentile fino a questo momento, mentre abbiamo appena varcato l'inizio della seconda metà del secondo periodo, rimessa effettuata, esplora la situazione Treier, cerca la conclusione in reverse, il canestro gli dice di no, attenzione a Rahman, gioco di prestigio che non si tramuta in due punti ma ancora grande iniziativa da parte del cestista statunitense reduce dalle esperienze in G League e in Polonia. Ancora qui rivediamo il tentativo del classe 1994 che ha 19 punti di media in questo campionato, ma anche oggi sembra essere indirizzato piuttosto bene. Intanto animi che continuano a scaldarsi alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, prima era Repeja, ora è Piero Bucchi che ha qualcosa da dire agli arbitri, evidentemente ancora per qualche situazione precedente, forse relativa anche a quel possesso ripreso da Robinson che aveva rischiato, almeno questa era l'impressione del pubblico e della squadra pesarese, la violazione di campo. Lo stesso Robinson era indeciso se andare a riprendere quel possesso, poi gioco che era proseguito, ma non so se la situazione di riferimento di cui stava parlando proprio ora Piero Bucchi fosse quella. Ricordiamo questa partita da ex per l'attuale coach del banco di Sardegna. Intanto è tornato dentro per Pesaro anche Karalampopoulos, Citam, vediamo se va da solo, va da solo Citam, canestro anche lui senza ritmo. Pesaro sembra avere pochi problemi anche quando la palla non circola, perché da un lato Abdur Rahman e dall'altro Citam, beh, stanno illuminando fino a questo momento il match con triple e punti realizzati senza aver costruito poco nulla. Non so se questa sarà una soluzione che riuscirà a portare Pesaro fino in fondo, ma fino a questo momento gli dà ragione perché la squadra di Jasmir Repeša è avanti. Qui andiamola a rivedere contro Treier, c'è il movimento di Kravic,
ma Cheatham dice va bene, faccio tutto da solo, ed è la soluzione giusta perché si muove il fondo della retina. Andiamo a riapprezzare la giocata dell'ala statunitense che ha oltre 14 punti di media, ne ha messi 27 contro Brescia al Pallaleonessa. Al Pallaleonessa tra l'altro si inventò la tripla della vittoria sulla Sirena, lui che sta viaggiando col 38% da 3 ed è il terzo miglior realizzatore della squadra dopo Rachmann e Moretti e anche il migliore rimbalzista, ma insomma già Fuenlabrada aveva fatto vedere le sue doti, in particolar modo quelle balistiche dalla distanza dove aveva viaggiato col 40% da 3. Ricordiamo intanto, mentre sta per riprendere il gioco, che nel roster della Carpegna Prosciutto Pesaro è tornato anche Carlos Delfino, il veterano argentino che ha vinto tra l'altro l'America Cup con la sua nazionale, l'Argentina, nella finale vinta contro il Brasile, tra l'altro in terra brasiliana, Recife. L'Argentina che è tornata a vincere la competizione continentale 11 anni dopo. Ma come abbiamo sentito dire a Yasmin Repeja, questa non dovrebbe essere la partita dell'esordio stagionale per Carlos Delfino, che comunque è tornato all'interno del roster. Il gioco è ripreso, 4 minuti e spiccioli all'intervallo lungo, e gioco che si riferma prontamente per un fallo lontano dalla palla e si resta nella metà campo di Pesaro con i tiri liberi in arrivo per Jamal Jones. Jamal Jones tra l'altro che è il quarto miglior giocatore della Serie A nel plus minus, più 9, meglio di lui in questa statistica solo Billy Baron dell'Olimpia Milano e due giocatori della Virtus, Ogeleye e Ife Lundberg. 36-33 dopo il viaggio in lunetta di Jamal Jones, che è tiratore perimetrale di assoluta chiaratura, l'aveva detto Repeja che gli si avrebbero dovuto fare attenzione chiaramente ai tiratori perimetrali di Sassari. A proposito di tiratori perimetrali, fischiato fallo a Kruglin, Pesaro che ha speso il proprio bonus e Sassari che invece ne ha ancora un altro da spendere prima di mandare automaticamente in lunetta ai suoi avversari. Gestione di Abdur Rahman, sale Cheatham, rischia di perdere il possesso delle operazioni Rachmann. Poi in qualche maniera si va dalle parti di Gudmundsson, ha abbassato un po' il quintetto Kocher Repeja, si arresta Karalampopoulos e niente da fare per il 33 che poi cade a terra. È un 2 contro 2 per Sassari, Robinson il mezzangolo proprio per Jones, dentro e fuori, poi molto reattivo Stephens che ha sfiorato il potenziale gioco da 3 punti. Eccolo il duello che avevamo prefigurato con Kravic, che qui è andato a commettere il fallo proprio su Dishon Stephens. Qui stava per avvalorare il nostro discorso sulla capacità balistica Jamal Jones, conclusione però un po' sfortunata la sua. Stefano Gentile intanto vedete all'interno del parquet, Kruglin piuttosto arrabbiato con quanto accaduto poco fa. Stephens sbaglia il primo dei due tiri liberi, ne avrà comunque un secondo a disposizione. Il numero 13, ha detto Piero Bucchi, il suo inserimento ha portato energia e positività, perché parliamo del giocatore che ha sostituito Onuaku nello scacchiere sardo. Qui non riesce con la seconda parabola, si resta sul 36-33, 3 minuti e 25 secondi alla fine del secondo periodo e Gudmundsson in possesso per Pesaro. Lo scambio con Kravic, ancora il 30, lo show portato da Stephens che poi va ad applaudire la propria difesa perché c'è il fallo in attacco che fa perdere questo possesso a Pesaro e consente a Sassari di avere a sua volta il possesso che potrebbe valere il meno 1 o addirittura il pareggio dei conti col secondo fallo personale da parte di Quan Cheatham. Stefano Gentile contro Rachmann, va in verticale da Jones che si mette in proprio cadendo indietro. Che canestro di Jamal Jones, uno dei giocatori al debutto in Serie A in questa stagione, anche se va detto che ha assaggiato il basket italiano nella stagione 2017-18 in Serie A2 a Verona.
Qui viene fermato il gioco, stavolta da coach Yasmin Repeja, per questo finale di secondo periodo. Jamal Jones, tra l'altro, che ha vinto anche la FIBA Europe Cup la scorsa stagione con i turchi del Başakşehir. E per lui ottima prestazione nell'ultimo turno contro Scafati, 19 punti, quindi realizza due davvero piuttosto complicati, ma che valgono molto perché consentono a Sassari di riportarsi sul meno uno. Fino a questo momento 14 punti lato pesaro per Abdur Rahman, mentre per quanto concerne la formazione sarda nessun giocatore in doppia cifra, ma alcuni sono piuttosto vicini, tre in particolar modo: Jamal Jones proprio con 7 punti, e poi a quota 6 punti ci sono sia Dishon Stephens e Filip Kruslin. Fino a questo momento è riuscita ad andare più volte in lunetta la formazione di casa, con 8 su 10 dalla linea della carità, 3 su 7 invece per quella ospite. Vediamo come esce Pesaro dal timeout. Eccolo qui inquadrato Jamal Jones, che è terzo in Serie A per percentuali da 2, 65,7%. Gestione di Rahman. Gentile prima lo pressa in maniera forzata, poi gli lascia un po' di spazio ed ora lo va a seguire. C'è il taglio centrale, si va dalle parti di Gudmundsson e poi Karalampopoulos in qualche maniera per Kravic, che va all'angolo per Rahman, che si alza, le leve lunghe di Kravic a ripulire questo possesso. Passaggio, una mano difficile, conclusione in reverse altrettanto difficile di Abdur Rahman, che fa correre ancora il proprio tassametro per il punto. Possesso pieno, pardon, di vantaggio per i padroni di casa, e quindicesimo e sedicesimo punto nella partita del numero 5 biancorosso. Benjus, finta di end off, vediamo se va in proprio il numero 20, no, preferisce passarla proprio a Robinson, lo scarico in extremis per Jones, che non riesce però ad arpionare il possesso. Finta di catch and shoot da parte di Gudmundsson, la mette a terra Rahman, la strada verso il canestro però è sbarrata, allora si torna indietro a ragionare, vediamo chi si va a prendere la responsabilità. Accelera Gudmundsson, che alza la parabola per nulla semplice, due punti che valgono il più 5 per Jon Axel Gudmundsson. Il gioco che si ferma nuovamente, perché stavolta a fermare il cronometro è coach Piero Bucchi. Sei punti per Gudmundsson, che ha scagliato la sua prima conclusione dall'interno dell'arco, ci aveva provato un paio di volte dalla lunga distanza senza riuscire ad andare al referto, qui andiamo a rivedere, riesce a giocarsela in uno contro uno con Benjus, però come si dice in questi casi è stato semplicemente più bravo il numero 30, che cerca di andare in doppia cifra quest'oggi dopo esserci riuscito nell'ultimo match contro Brindisi, per quello che è stato un acquisto a stagione in corso, ufficializzato a inizio novembre, la guardia islandese. E per lui si è trattato di un ritorno in Italia, avendo vestito la canotta della Fortitudo nella prima parte della scorsa stagione. Vediamo intanto Kaspar Treyer, pronto a far parte di questo finale di secondo periodo molto piacevole. Fino a questo momento conduce Pesaro di 5 lunghezze, 1 minuto e 44. Stefano Gentile contro Rahman, palleggio insistito, Jones, vediamo se se la gioca con Karalampopoulos, si alza ancora Jones, bella l'azione difensiva di Karalampopoulos, spazio per Robinson da 3, tripla importante che vale il meno 2, stampata dal play statunitense prodotto della Tennessee State University, è un ex di questa partita, l'abbiamo detto, perché ha giocato con la Carpegna Prosciutto nell'annata 2020-21. Qui intanto prova ad andare fino in fondo Rahman, ma non è valido il canestro perché il gioco è stato fermato in precedenza. C'è proprio il fallo fischiato contro il top scorer di questo match, ma non solo, come detto anche il terzo top scorer della Serie A fino a questo momento.
Tanto Robinson, possesso un po' complicato, si torna indietro da Gentile, un minuto e spiccioli all'intervallo lungo, la mette a terra Jones, contro due, taglio in backdoor da parte di Treyer, ma azione non finalizzata da Sassari, che ora deve tornare rapidamente nella propria metà campo perché c'è Kravic a gestirsela nel pitturato, virata del numero uno che nemmeno vede il canestro, lo percepisce, ma il risultato è quello giusto perché il 32enne centro serbo riesce a centrare il bersaglio grosso, ed è il più 4 per i ragazzi di Repeja. Robinson, autore di una tripla fondamentale poco fa per rimanere in equilibrio. Il crossover di Jones senza muovere la sfera, poi l'energia di Robinson che non è sufficiente. Cheatham 20 secondi alla sirena, allora preferisce gestire le operazioni Gudmundsson e andare fino in fondo, aspetta il posizionamento dei propri compagni, vediamo se la gioca lui, aspetta l'uscita di Cheatham, c'è il fallo di Robinson proprio contro Gudmundsson. Ed è una bella scelta quella di Robinson perché non è ancora in bonus Sassari e quindi si potrà ragionare per questi ultimi secondi, ecco perché si ferma il gioco con coach Repeja che ovviamente spende il time out per cercare di trarre il meglio da questo rettilineo finale, da questi ultimi secondi del secondo periodo. Fino a questo momento 47% dall'interno dell'arco per Pesaro, siamo sul 48% invece per Sassari. Perché dico queste due statistiche? Perché queste sono due delle squadre che sin qui hanno tirato meglio dall'interno dell'arco. La Carpegna Prosciutto è terza fino a questo momento della stagione con il 55,9%, la Dinamo quarta con il 55,3%, va detto che anche da tre si sono fatte rispettare perché Pesaro è terza dalla lunga distanza con il 38%, meglio hanno fatto solo Venezia e Virtus Bologna, mentre Sassari è settima nella percentuale da tre col 36%, fino a questo momento sta tirando addirittura col 50%, 5 triple realizzate su 10 tentativi. Fino a questo momento sono andati a bersaglio Gerard Robinson, Jamal Jones, due volte Kruslin e anche Imantas Benjus. Gioco ripreso, ultimi 4 secondi, Cheatham si alza, solo il ferro, si lotta a rimbalzo. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Stephens, così è. Vediamo se rimane qualche decimo, dovrebbe trattarsi di 3 decimi a disposizione di Pesaro per tentare un'ultima conclusione, vediamo se viene riciclato qualcosa, vediamo se gli arbitri vogliono andare a rivedere e credo proprio di sì perché il gesto è stato quello di andare a rivedere quanto cronometro c'è ancora a disposizione e ovviamente fa differenza anche qualora ci fosse 1 o 2 decimi in più o in meno ovviamente dall'altro lato. Approfittiamo di questa pausa per ricordarvi intanto i tanti appuntamenti con il grande basket europeo su Eleven Sports in questa settimana. Si inizierà dopodomani, martedì 29 novembre, con la sesta giornata di Eurocup. Ci sarà il derby italiano tra la Germania Brescia e l'Umana Reyer Venezia alle ore 20:30. Alla stessa ora l'impegno proprio di Sassari contro PAOK. E poi il giorno seguente anche Trento Gran Canaria, a seguire il 1° e il 2 dicembre gli impegni di Milano e Bologna nell'Eurolega, insieme anche col commento in italiano di Fenerbahce Real Madrid, ma avremo tempo e modo di esplorare queste situazioni perché ci sono 7 decimi a disposizione di Pesaro. Rimessa effettuata, tiro sulla sirena che non va referto di Moretti, avrebbe voluto il fallo Repeja così come qualche giocatore di Pesaro e infatti arriva il fallo fischiato contro la difesa di Sassari e arriveranno 3 tiri liberi credo proprio per la formazione di casa. Insomma, qualche situazione per gli arbitri piuttosto complicata c'è stata fino a questo momento del match. Ora vediamo qual è la decisione definitiva dopo che andranno a parlare e a rivedere quanto successo. Però sì, c'è la possibilità che Pesaro vada a scagliare 3 tiri dalla linea della carità e sarebbe un regalo niente male da parte di Sassari, che chiaramente con pochi decimi non aveva sicuramente l'intenzione di andare a spendere il fallo. No, comunque si tratterebbe di 2 tiri liberi e non 3 perché il tiro di Moretti è arrivato dall'interno dell'arco.
Ad ogni modo Pesaro avrebbe la possibilità, cronometro fermo, di mettere altri due punticini di distanza tra i sé e i propri avversari. Fallo che è stato fischiato dopo la fine ovviamente del tempo a disposizione, come è stato giustamente detto anche dallo speaker, e quindi si resta col punteggio così come lo avevamo visto fino a pochi istanti fa, ovvero Pesaro 42, Sassari 38. Niente da fare per Moretti e per Pesaro in quest'ultima occasione, ma si conferma un primo tempo davvero di piacevolissima visione e soprattutto di pregevole fattura da una parte e dall'altra. Qui andiamo a rivedere intanto il tentativo, uno degli ultimi tentativi del primo tempo da parte di Citam, e qui il tocco di Stephens che poi aveva portato alla rimessa con Moretti che non era riuscito a realizzare. A breve ascolteremo ovviamente anche al microfono di Michele Zavagnini. John, what about the first half of this game? We gotta rebound the ball a little bit better so we can get up the floor and run more. It's a strong opponent today. Yeah, they're really good. They have a really good team. They got a lot of shooters and we gotta keep playing hard on defense and I think we'll be good. To win this game, what do you must to do for in second half? We gotta be more aggressive and play a little bit harder on defense, and after that I think we'll be good. Ringraziamo Michele Zavagnini perché ha portato ai nostri microfoni Jonaxel Gudmundsson, che ha parlato ovviamente sugli ingredienti che servono alla Carpegna Prosciutto Pesaro per andare a spuntarla in questo match. Ovviamente serve aggressività, serve presenza al rimbalzo, ha detto Gudmundsson. Loro sono una buona squadra, ma noi insomma dobbiamo cercare di essere reattivi per spuntarla. Fino a questo momento parziale di 20-19 per Sassari nel primo periodo, di 23-18 per Pesaro nel secondo, e chiaramente per i padroni di casa ci hanno messo una pezza in più di un'occasione. Abdurrahman e Citam, il primo con 16 punti in 20 minuti, l'altro con 6 punti e soprattutto un paio di triple davvero complicate. Hanno realizzato 5 delle 6 triple messe a referto da Pesaro fino a questo momento, ed ecco qui infatti le statistiche che abbiamo visto fino a questo momento, con le 6 triple di Pesaro, 5 dall'altro lato per il banco di Sardegna Sassari, con Pesaro che ha raccolto di più dalla panchina. E quello che diceva Gudmundsson in merito ai rimbalzi, fino a questo momento Pesaro sta rispondendo colpo su colpo sotto al tabellone, 20 rimbalzi da una parte, 19 per l'altra. Vedremo come andrà nel terzo e nel quarto periodo con Pesaro che, ricordiamo, cerca la vittoria la quinta vittoria di questo suo campionato. Allora andiamo a rivedere intanto le azioni di questo primo tempo.
Lo spettacolo non è mancato, l'equilibrio nemmeno, allora non ci resta che attendere qualche minuto, amici Eleven Sports Italia, poi torniamo dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro per il terzo e il quarto periodo di Carpegna Prosciutto Pesaro, Banco di Sardegna Sassari. Potete realizzare almeno un canestro per ogni posizione e porterete a casa un buono spesa del valore di 100 euro spendibile dove? Ovviamente allo spazio Conad all'interno dello City Center, proprio qui di fianco al nostro palazzo. Benissimo, allora ragazzi. La stoppata di Kalalampopoulos. Sean Thomas. Inchioda Jared Parks. Dietro la schiena va dentro Mike Dunn fino in fondo. Cignola, la penetrazione vicino, la stoppata e poi arriva Jacari Williams. Il gran lavoro per Derek Cook alle hoop. Scippo dei cappelletti fino in fondo, Crascari, Calimocchio per l'inchiodata al ferro di Smith. E sempre Andrea Cinciarini. Dentro per Cobbins, che giocata della Germania, David Kuolu per Mike Cobbins. Lo prende Flaccadori ubraccato con il crossover da Isaiah Cordinier. Torniamo in diretta nell'intervallo lungo di Carpegna Prosciutto Pesaro contro Banco di Sardegna Sassari. Fino a questo momento partita molto equilibrata, sorride la formazione di Yasmin Repej, avanti 42-38 grazie soprattutto a un secondo parziale da 23-18, ma direi che è ancora lunga, così come è ancora lunga questa ottava giornata della Serie A Unipolsa, iniziata ieri con le partite Umana Reyer Venezia, Dolomiti Energia Trentino e con Pallacanestro Trieste contro Germani Brescia. Io non vi dico ovviamente come sono andate a finire qualora voleste rivederle in replica su Eleven Sports, dove vi ricordo potrete vedere tutti i match di Serie A, Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League, non solamente in diretta ma anche on demand. Quello che posso dirvi però è che ovviamente i match che chiuderanno il programma di questa ottava giornata sono Givova Scafati contro Unatels Reggio Emilia con palla 2 delle ore 19, quindi match già iniziato. Alle ore 20 invece sarà la volta di Tezenis Verona contro Open Job Betis Varese, che andrà a chiudere proprio il programma. Su Eleven sarà una settimana densa di appuntamenti anche col grande basket europeo, martedì derby di Eurocup tra la Germania
domani Brescia Lumana Reyer Venezia alle ore 20:30, alle 20:30 anche il match tra Sassari e PAOK Mateco, valido per la quarta giornata della Basketball Champions League. Match molto importante per Sassari, che ha rimediato 3 sconfitte nelle prime 3 giornate che sono valse l'ultimo posto nel girone C. Dopodomani sfida davvero molto importante in casa contro i greci del PAOK, chiaramente, come ha sottolineato anche l'infortunato attualmente Chris Do, la formazione sarda dovrà fare di tutto per cercare di vincere. Per quanto riguarda invece la sesta giornata di Eurocup, si giocherà anche mercoledì con il match tra Trento e Gran Canaria, palla 2 alle ore 20 in diretta su Eleven. E poi l'undicesima giornata di Eurolega, tutta l'undicesima giornata di Eurolega, il primo e il 2 dicembre, ovvero giovedì e venerdì. Giovedì alle 20:30 l'Olimpia Milano, che arriva da una striscia di sconfitte consecutive, volerà in Spagna per affrontare il Baskonia alle ore 20:30. Venerdì invece sarà la volta della Virtus Segafredo Bologna, che sarà ospite della Stella Rossa di Belgrado, mentre alle ore 18:45 il big match tra Fenerbahce e Real Madrid. Tutti questi 6 match che vi ho menzionato saranno con commento in italiano, e poi ovviamente tornerà la Serie A Unipolsai con tutti i match della 9ª giornata. A proposito di queste 2 squadre, e torniamo giustamente direi a parlare di Pesaro e Sassari, per Pesaro ci sarà la trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino domenica 4 dicembre dalle 18:30, mentre per Sassari sfida di cartello al Pala Serra di Migni, perché domenica alle 18:10 arriva l'A7 Emporio Armani Milano, e sarà un incrocio niente male per Piero Bucchi, che ha allenato l'Olimpia dal 2008 al 2011. Sfida tra Sassari e Milano, che sarà di fatto la riproposizione della semifinale playoff della scorsa stagione, quando Milano si impose 3-0 sulla Dinamo. Diciamo, questi due allenatori che stiamo vedendo quest'oggi, Repeja da un lato e Bucchi dall'altro, Repeja ha già affrontato Milano da ex e ora sarà la volta di Piero Bucchi, che lo farà proprio la prossima settimana in un bel big match. Partita che fino a questo momento ha visto Pesaro spuntarla. Se dovessimo parlare di dettagli, chiaramente quelle 3 triple, se vogliamo aggiungere chiaramente anche le 2 di Citam sfoderate dal nulla, fanno molto, per cui l'ago della bilancia fino a questo momento è dalla parte dei marchigiani. Hanno realizzato 22 dei 42 punti totali per i padroni di casa. Dall'altra parte, da segnalare i 9 punti di Jamal Jones, con 2 su 3 dall'interno dell'arco e 1 su 4 dalla lunga distanza, così come i 6 di Deshaun Stephens, che però dalla lunetta ha sbagliato 2 tiri liberi. E da segnalare anche i 6 di Filip Kruglin, che fino a questo momento dei suoi è stato il migliore dalla lunga distanza, con 2 triple realizzate su altrettanti tentativi, e anche 5 punti per Gerald Robinson. Per una Sassari che fino a questo momento ha messo a 7 assist contro i 9 invece di Pesaro, andando un pochino in controtendenza rispetto a quello che avevamo visto fino a questo momento della stagione. 2 assist per Davide Moretti, 2 per Citam e poi una testa per Kravic, per Abdur Rahman, per Gudmundsson, per Tote. Sicuramente da sottolineare, a proposito di assist, la prestazione fronte Sassari di Stefano Gentile, che in 2 o 3 occasioni è riuscito a sfoderare assist di tutto rispetto per i propri compagni. Vedremo chi riuscirà a spuntarla in questo 3° e 4° periodo. Per Pesaro si tratta di andare a caccia di quella che sarebbe la 5ª vittoria in 8 giornate, per Sassari invece della 4ª vittoria e per entrambi invece del 2° successo consecutivo, dopo che Pesaro era riuscita ad avere la meglio e largamente dell'Happy Casa Brindisi, mentre Sassari nell'ultimo turno è riuscita a vincere contro la Givova Scafati.
Ultime fasi per Yasmin Repeje, per coach Piero Bucchi, per mettere ordine alle idee, e poi sarà l'inizio del terzo periodo per capire se Pesaro riuscirà un po' a riprendere il filo del discorso da dove l'aveva chiuso nel secondo, dove ricordiamo stava per avere una discreta opportunità, quella di avere due tiri liberi gratis, nel senso che Sassari negli ultimi decimi ha rischiato davvero di commettere un fallo ingenuo sul movimento di tiro di Davide Moretti, che avrebbe significato per la guardia biancorossa due viaggi in lunetta. E invece, come poi sono andati a rivedere gli arbitri all'instant, quando è arrivato il fallo il tempo a disposizione era ormai scaduto, e quindi punteggio che si è fermato sul 42-38 per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che è una delle squadre che ricordiamo ha messo più in mostra alcuni dei suoi gioielli nella Next Gen Cup che si è svolta proprio in questo impianto, in questa arena centrale e nell'attigua palestra nord. E tra i giocatori, intanto inizia il terzo periodo, che si sono messi maggiormente in mostra c'è anche quell'Umberto Stazzonelli, che ormai è stato integrato in prima squadra. Primo attacco da parte di Sassari con Benjus, che si alza dalla distanza e, come aveva fatto nell'inizio di partita contro Scafati, colpisce proprio dalla lunga distanza, riportando prontamente il banco di Sardegna sotto di un solo punto, 2-3 per Eimantas Benjus, canestro importante dell'ala grande lituana all'alba del terzo periodo. Pesaro perde il possesso con Rachman, che poi va a spendere il fallo su Gentile e si rammarica con se stessa la guardia statunitense, che è terza in Serie A per percentuale da tre punti e che, alla luce della grande prestazione sfoderata contro Brindisi, era stato eletto MVP della settima giornata. Per lui 23 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Gioco che riprende con Sassari, che ha la possibilità di mettere la testa in avanti. Stefano Gentile appena di dentro dell'arco, poi si va dalle parti di Jones, il movimento di Stephens. Jones fa tutto da solo e ancora una volta fa tutto molto bene, firmando il sorpasso per il banco di Sardegna, 43-42. Moretti deve ancora iscriversi a questo terzo periodo. La squadra di casa ci prova con Kravic, l'end-off per il tentativo di Karalampopoulos, che rischia di perdere banalmente il possesso. Scorrono i secondi, 4 secondi a disposizione del 33, che si alza solo il ferro per lui, poi Kravic nel tentativo di andare in verticale viene fermato da Jones. Andiamo a rivedere qui quello che è successo con il tentativo di Karalampopoulos, poi lotta sotto le plance sarde, prova ad andare in verticale Kravic, fermato con le cattive. Jones, che se la prende per quanto accaduto pochi secondi fa, soprattutto perché è il suo terzo fallo personale, ragion per cui Piero Bucchi è costretto a richiamarlo in panchina per evitare l'uscita anzitempo dal campo. Kravic intanto non riesce a realizzare il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. È stato il botto finale del mercato del club marchigiano, da Jan Kravic, che è tornato in Italia dopo l'esperienza di 3 anni fa con la Virtus Bologna. Kravic, che ha vinto per ben 3 volte la Basketball Champions League tra Virtus Segafredo e San Pablo Burgos, qui non riesce a realizzare dalla linea dei tiri liberi, e sono tiri liberi pesanti questi per Pesaro, perché permettono a Sassari di rimanere sul più uno. Palleggio insistito di Gerald Robinson, prova ad occuparsi di lui David Moretti, poi si va sul fronte sinistro da Krullin, poi attenzione a Stephens proprio contro Kravic, prova ad andare fino in fondo il 13, ben arginato però dal numero 1 di Pesaro. Moretti, studiando la situazione, si mette in visione Citam, c'è fuori dall'arco Karalampopoulos e si esplora però la linea di fondo da Citam verso Kravic. Il fallo ancora una volta della difesa sarda, proprio con di Sean Stephens. Non ha nascosto il suo amore per Kobe Bryant e per i Los Angeles Lakers, il neoacquisto del banco di Sardegna. Los Angeles è squadra della sua città di origine. Intanto va a colpire
dalla breve distanza Citam per il 44-43, ma di sorpassi e controsorpassi, almeno questa è la sensazione, ne vedremo diversi da qui alla fine. Intanto si va sul fronte sinistro da Gentile, che prova a mettersi in ritmo, alza la parabola, rimbalzo offensivo, ancora Gentile che arriva in corsa, il tentativo di correzione di Benjus che non va a referto, corre Rachman dall'altra parte, trova la linea per servire Kravic, niente da fare per il numero uno che poi si getta su questo possesso, è una battaglia da una parte e dall'altra, Robinson appoggiando al vetro, prova lo stoppatone Rachman che arrivava come un treno in corsa, ma non è sufficiente al numero 5 ed eccolo il contro sorpasso del Banco di Sardegna, 45-44, Citam in post basso ad affrontare quasi da solo la difesa di Sassari, va a spalleggiare, credo colpo subito ad un ginocchio per Gerard Robinson, non so se abbia chiesto, sì, ha chiesto il cambio a Piero Bucchi, evidentemente anche per valutare l'entità di questo problema al ginocchio, torna dentro Alexei Nikolic e chiaramente tutta Sassari spera che il problema occorso al play statunitense non sia di troppo conto. 45-44, Citam riceve sul fronte destro, poi si va dalle parti di Karalan Populos che avrebbe voluto il canestro convalidato, gli arbitri non sono inizialmente di questo avviso, ancora a fare il gesto il 33 e dopo aver parlato tra di loro decidono invece di convalidare il canestro del giocatore greco che ora avrà anche la possibilità dalla lunetta di completare il gioco da tre punti. Andiamo a rivedere qui, fallo è di Kruslin proprio ai danni del 33. Fallo tecnico contro Piero Bucchi e tiro libero del tecnico realizzato da Davide Moretti e ora ci sarà anche quello di Karalan Populos che ha trovato la sua dimensione in Italia soprattutto dopo l'esperienza con la Fortitudo Bologna, sta viaggiando col 50% da 3. Qui viaggia bene anche dalla lunetta, possesso pieno di vantaggio per Pesaro, 7 minuti e 10 secondi al termine del cronometro, anche se nella grafica non sta scorrendo, ma sono 7 minuti esatti ora al termine del terzo periodo, prova ad andare fino in fondo Stefano Gentile, ancora uno dei più reattivi in casa sarda. Stefano Gentile che ha esteso il suo contratto lo scorso gennaio proprio con la compagine allenata da Piero Bucchi fino al 2025. Primo libero che non va a referto, quello del numero 22. Fino a questo momento restano due i punti realizzati da Stefano Gentile che cercherà di alzarsi a quota 3 con questa seconda parabola sotto i fischi della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Fa 1 su 2 Stefano Gentile. Per Sassari fino a questo momento 4 su 10 dalla linea della carità. Davide Moretti. Kravic per Citam dal mezzangolo si alza, poi prova ad andare al rimbalzo Abdur Rachman, niente da fare, Stephens fa ripartire Alexei Nikolic che preferisce decelerare, va l'ex giocatore del San Pablo Burgos fronteggiato da Karalan Populos, poi c'è Rachman, Gentile forse rischia lo sfondamento, poi esplora il pitturato, Stephens fuori proprio per la conclusione di Kruslin che si fa perdonare da quel fallo commesso all'interno della propria area, gran canestro della guardia croata che vale il 49-48 e va ad attentare la doppia cifra anche l'ex Sedevita Olimpia, partita che si conferma davvero piacevole. Moretti si va dalle parti di Citam contro Benjus, bella sfida che si rinnova, poi Moretti arrestandosi alza la parabola, fallo fischiato contro Nikolic che qui quasi scappa per evitare proteste ed eventuali altri falli tecnici. Andiamo a rivedere qui in condizioni di precario equilibrio Davide Moretti, gli arbitri valutano fallosa l'azione difensiva da parte di Nikolic. Sassari che è già
ha già speso il proprio bonus con 6 minuti e un secondo al termine del terzo periodo, mentre Pesaro ne ha ancora un paio a disposizione, inquadrato direi meritatamente Stefano Gentile, perché al di là dei punti maturati e dell'errore in lunetta ci sta mettendo un'energia importante per i ragazzi di Piero Bucchi, che in questo momento sono sotto di uno e gestiscono in cabina di regia con Nicolic. Poi Benjus, che ha sfoderato ad inizio terzo periodo una delle sue triple. Fallo qui fischiato contro Pesaro e contro l'accelerata di Stefano Gentile. Parlavamo dei numeri da tre di Benjus, ma chiaramente fino alla partita contro Scafati non erano stati dei migliori. Poi contro Scafati si è letteralmente scatenato il cestista lituano, che comunque ricordiamo è il miglior realizzatore della squadra, però insomma contro Scafati ha esagerato, come si suol dire in questi casi, con 7 su 9 dalla lunga distanza. Gioco che è ripreso, attacca la linea di fondo Gentile, bello il passaggio per Stephens, neutralizzato da Kravic, duello ancora che si rinnova tra i due lunghi. Rachman alza la parabola da un angolo difficilissimo, Abdul Rachman, e non è un caso che sia uno dei migliori generatori di punti di questo campionato, per coefficiente di difficoltà uno dei canestri più difficili di questa serata. L'energia anche in difesa portata dalla guardia statunitense sul tentativo di Gentile, perde il possesso Sassari, lo recupera Pesaro scatenando chiaramente il pubblico di casa. 52-49, Pesaro che aveva chiuso avanti di 4 nel secondo periodo, poi Sassari aveva realizzato un mini parziale all'inizio del terzo. Ancora Rachman senza equilibrio, che classe di Abdul Rachman, 54-49, giocatore che può esplorare tantissime soluzioni nel suo ventaglio offensivo e ce ne ha fatte vedere 3 o 4 davvero niente male. 4 minuti e 45 secondi al termine del terzo periodo. Nicolic, pressione di Moretti, il 6 va da solo, alza per il tentativo di Stephens che non riesce a trovare il giusto equilibrio. Rachman rischia di perdere lui in questo caso l'equilibrio. Pressione di Gentile, torna indietro da Moretti che preferisce ora decelerare e aspettare i suoi compagni. 11 secondi per Pesaro, ancora Moretti col palleggio insistito, fallo fischiato contro l'attacco di Pesaro, credo contro Kravic. Eh sì, fallo fischiato proprio al centro serbo. È il momento di Massimo Kess intanto per la Dinamo Sassari, e va in panchina Kravic perché ha 4 falli personali, problema non da poco, al prossimo dovrà lasciare il campo. Dentro, dicevamo, per la Dinamo Sassari Massimo Chessa, che si è posizionato sul fronte destro dell'attacco. Si va però per vie centrali con l'azione di Benjus, che ha cercato di appoggiare al vetro. Poi il tentativo di Stephens ormai vano. Si resta sul 54-49. Dicevamo campo per Massimo Chessa, che è il playmaker di casa, è cresciuto nelle giovanili della Dinamo, è tornato nel 2021. Chessa che ha vinto il triplete famoso in casa Sassari, Supercoppa, Campionato e Coppa Italia nella superannata 2014-2015 con Meo Sacchetti al timone. Intanto abbiamo visto il fallo che ha portato ai tiri liberi automatici, c'è però prima il time out chiamato, si ferma il gioco sul punteggio di 54-49. Con Abdul Rachman intanto che è salito a quota 20 punti con 5 su 6 all'interno dell'arco e 3 su 4 dalla lunga distanza, a cui ha aggiunto anche 3 rimbalzi e un assist. E qui andiamo a rivedere quello che è successo con la spinta di Deshaun Stephens dopo il tentativo di rimbalzo di Pesaro, ecco perché si riprenderà con i 2 tiri liberi alla ripresa del gioco. Dicevo, 20 punti per Rachman, che per distacco è il migliore di suoi in termini di punti realizzati. A seguire c'è Quan Chitam con 8. Dall'altra parte è salito un giocatore in doppia cifra, vale a dire Jamal Jones, rispetto ovviamente a quello che era accaduto nei primi 20 minuti. Vicino alla doppia cifra anche Filip Kruslin con 9 punti a referto.
E per quanto riguarda invece le parole di Gudmundsson all'intervallo lungo, che sottolineava il fatto di per i suoi di dover rispondere colpo su colpo a quanto accadeva sotto le plance a rimbalzo, sono 26 i rimbalzi per i padroni di casa, sono 24 invece quelli per il banco di Sardegna-Sassari. Eccoli qui i tiri liberi per Vasilis Karalampopoulos, che realizza il primo. Ne aveva realizzato in precedenza uno supplementare, continua la sua percentuale immacolata dalla breve distanza e soprattutto attenzione perché Pesaro va sul più 7 in una partita così equilibrata, non è un dato da trascurare. Schiacciato di Nikolic per il rientrante di Hop, palla che circola molto bene, finalizzata la manovra dai Mantas Benjus, il numero 20 che torna a battere un colpo, stavolta lo fa in un'altra delle sue aree preferite, ovvero il pitturato, per il meno 5 del banco di Sardegna. Taglio in backdoor di Moretti, neutralizzato dalla difesa di Piero Bucchi, che ora va a guidare la transizione. Palla all'angolo, tripla importante, non andata a referto, ci aveva provato Kruslin, sarebbe stata la tripla del meno 2. Allora può rifiatare Pesaro, gestendo la manovra col solito Rachman, sale per la finta di blocco Citam, che riceve pick and pop proprio con Rachman, dalla distanza niente da fare. Pesaro reattiva al rimbalzo, accelerata del 5 che poi va all'angolo di nuovo per Citam, che attacca verso la linea di fondo, si arresta nemmeno il secondo ferro. Allora a guidare la transizione per Sassari stavolta è Chessa, di nuovo per Kruslin, che ha avuto un'occasione ghiotta poco fa col tentativo da 3. Vediamo Diop come prova a gestirsela, si mette in visione Benjus dalla distanza, si muove la retina, tiro da 3 per i Mantas Benjus, meno 2 per il banco di Sardegna. E l'altalena di emozioni continua ad essere piuttosto imponente, perché al parziale di Pesaro c'è il contro parziale del banco di Sardegna, che rimette di nuovo tutto completamente in discussione. Time out per Yasmin Repeja. Andiamo a rivedere il passaggio alla mano di Kruslin, si alza e i Mantas Benjus, terza tripla della serata a referto per lui, che poco fa si era sbloccato anche dall'interno dell'arco dove stava viaggiando con 0 su 3. 5 punti di fila di fondamentale importanza da parte di Mantas Benjus, che ha 13,3 punti di media in questa stagione, anche il miglior stoccatore da 3 della squadra col 41,9%. Va detto che nel corso della sua avventura sarda ha migliorato anche il suo impatto a rimbalzo, l'ex giocatore dell'Obradoiro, che arriva come detto da una super prestazione nell'ultimo turno contro Scafati da 24 punti. In questo momento sale a quota 11, come ci aiuta a vedere anche la grafica, eguagliando il punteggio di Jamal Jones. Ed esito del match che resta ancora completamente tutto da decidere, dopo che Pesaro era andata sul più 7, ma questi punti in fila, firmati soprattutto da Benjus, rimettono di nuovo tutto in discussione. Gioco che riprende, vediamo se i padroni di casa riescono a seguire il piano partita disegnato da Repeja. Tornato dentro anche Mazzola, l'ex Venezia va dalle parti di Rachman, offre una linea di passaggio Totè, che poi si mette all'interno del pitturato per dare spazio alla tripla di Rachman. Solo il primo ferro per l'ex giocatore della G League. Nikolic riceve da Chessa, che resta all'interno del parquet della Vitrifrigo Arena. Benjus contro Mazzola, bella sfida tra i due. Poi Diop, circolazione veloce da Mazzola verso Kruslin, che deve recuperare il possesso delle operazioni, si alza per la tripla senza andare a referto Nikolic. Poi attenzione perché c'è un contatto piuttosto importante
Si resta però col possesso degli ospiti, che gestiscono sempre con Alexei Nikolic, che slalomeggia all'interno dell'area, appoggia il vetro. Bella azione da parte del playmaker sloveno, e parziale di 7-0 che vale il pareggio a quota 56 tra Carpegna Prosciutto e Banco di Sardegna. 1 minuto e 35 al termine del terzo periodo, da Mazzola a Totè, poi si va da Moretti, prontamente raddoppiato da Nikolic e da Diop, che riescono con energia a recuperare il possesso. Nikolic chiede il fallo antisportivo ai direttori di gara. Entrambe le squadre ormai sono in situazione di bonus, e quindi ad ogni fallo mandano automaticamente in lunetta i propri avversari. Qui rivediamo qui l'eccesso di pressione da parte di Davide Moretti. C'è il coach challenge, così come indicato dagli arbitri, proprio per valutare se ci siano gli estremi per la fattispecie del fallo antisportivo. Questi i numeri di Davide Moretti, che va in panchina, due falli personali per lui, e Repeja che gli dà qualche indicazione. Uno su due dall'interno dell'arco, e 0 su 3 invece dalla lunga distanza per Davide Moretti. Totè, Karalampopoulos, Gudmundsson, Mazzola e Visconti, il quintetto proposto da Repeja alla ripresa dei giochi. Poco meno di 90 secondi al termine del terzo periodo, e poi sarà una grande volata fino alla fine tra Carpegna Prosciutto e Banco di Sardegna. Entrambi gli allenatori ovviamente in attesa della decisione arbitrale, che fa comunque differenza, e come se fa differenza, perché nel caso di fallo antisportivo si andrebbe alla lunetta e poi ci sarebbe anche il possesso supplementare per Sassari. Vediamo qual è la decisione degli arbitri, che invece restano sul fallo semplice, quindi solamente tra virgolette due tiri liberi in arrivo per Sassari, che fino a questo momento ne ha realizzati solo 4 su 11 tentativi. Lunetta per Ousmane Diop, che viaggia col 70% ai tiri liberi. Ex giocatore della Pallacanestro Udine, 6 punti e 5 rimbalzi per lui contro Scafati in 18 minuti sul parquet del Serra di Migni, dove ricordiamo Sassari ritornerà nel prossimo weekend per ospitare un grande big match, quello contro gli Assetto Emporio Armani Milano, domenica alle ore 18:10, ovviamente in diretta su Eleven Sports, 56-58. Queste le percentuali delle due squadre. Come vedete, Sassari che fino a questo momento ha colpito poco dalla linea della carità. Totè esplora la soluzione che porta dalle parti di Gudmundsson, la verticale per Karalampopoulos, e Gudmundsson che indica la strada per Visconti, che se la prende tutta quella strada, si alza, grande tripla da parte di Riccardo Visconti, ed è una tripla importante della guardia nativa di Torino, perché riporta Pesaro avanti di un punticino, poco meno di un minuto al termine del terzo periodo. Nikolic per Diop, circolazione perimetrale dalle parti di Kruslin, che attacca verso la linea di fondo. Il fallo fischiato contro proprio Visconti, non proprio d'accordo, per usare un eufemismo, con questo fischio. Il classe 98 che comunque dalla sua ha messo quella tripla davvero importante per lui, oltre 12 minuti di media sul parquet, miglior prestazione realizzativa finora i 12 punti alla quinta giornata contro Brescia per il cestista qui inquadrato di Scuola Reyer, che è stato di fatto il primo acquisto estivo della VL. Intanto Nikolic ora si appresta a tirare il secondo tiro libero dopo aver sbagliato il primo, e sporcando ancora le percentuali dalla lunetta di Sassari, che prosegue nel suo litigio con il canestro dalla lunetta, 59-58. Allora Pesaro ha il tentativo di compiere un altro mini strappo, col tentativo di alto basso che non va a referto. Gudmundsson avrebbe avuto la strada spianata verso il canestro, ma in qualche maniera riesce a mettere una pezza la difesa del Banco di Sardegna, che ora gestisce in cabina di regia con Nikolic, esplora la verticale ancora col tentativo di Benjus, che perde il contatto
contatto con le operazioni offensive. Allora 43 secondi, anche se il cronometro non scorre più, e infatti ne mancano appena 8. Vediamo dalla distanza il tentativo sostanzialmente da casa sua, poi vediamo Chessa sulla sirena, niente da fare nemmeno per il numero 10, scusate, ma a un certo punto il cronometro si era completamente fermato. Ad ogni modo l'ultima occasione l'ha avuta il Banco di Sardegna con Massimo Chessa, ma niente da fare per il prodotto delle giovanili della Dinamo. E si resta sul punteggio di 59-58 per la VL. E come immaginavamo, e salvo sorprese, questa sarà una partita che, se non si deciderà in volata, insomma, saremo più o meno giù di lì. Fino a questo momento parziale di 20-17 nel terzo periodo per la formazione allenata da Piero Bucchi, che dopo aver portato in doppia cifra Jamal Jones ci ha portato anche i Mantas Benjus tra i protagonisti di questo terzo periodo. Queste le statistiche aggiornate, e Sassari che conferma di colpire meglio dalla distanza, mentre dall'interno dell'arco migliori le percentuali dei padroni di casa. Sicuramente quando andremo a tracciare una linea andremo a capire se i tanti tiri liberi sbagliati da Sassari avranno poi fatto la differenza. Fino a questo momento, come abbiamo visto poco fa nella grafica, solamente 6 realizzazioni su 15 tentativi, che tradotto 0 su 2 per Filip Krušlin, 0 su 2 anche per Benjus, 2 su 3 per Diop, 1 su 2 per Nikolic, 2 su 2 per Jamal Jones, 0 su 2 per Deshaun Stephens e 1 su 2 per Stefano Gentile. Sassari che fino a questo momento aveva tirato col 72,7% dalla lunetta in stagione, quindi diciamo sta andando un po' in controtendenza. Vediamo le azioni più significative del terzo periodo. Abbiamo visto qualche bel canestro, molti da parte di Abdulrahman. Inizia il quarto periodo sul punteggio di 59-58. Vi ricordo intanto che in questo istante alle ore 20 è scoccata l'ora anche dell'ultima partita valida per questa ottava giornata, vale a dire Tezenis Verona, Open Job Metis Varese, in diretta ovviamente sui Eleven, in diretta anche la tripla che va a sbloccare questo quarto periodo, ed è ancora una volta Visconti che non ha avuto tanto tempo a disposizione all'interno di questo match, ma se l'è preso tutto, come si dice in questi casi. 62-58, la pressione portata dal numero 9 che cerca di scippare questo possesso a Krušlin, è una battaglia selvaggia e si infiamma la Vitrifrigo Arena di Pesaro per questo tentativo di difesa portato a termine da Visconti, che oltre ai due canestri ci ha messo un'energia difensiva davvero niente male, che riporta la rimessa da parte di Mazzola. Andiamo a rivedere qui il tentativo di girarsi di Filip Krušlin, niente da fare per la guardia croata perché Riccardo Visconti è lì e, come vedete, ha cercato di oscurare qualsiasi linea di passaggio. C'era Chessa da quelle parti pronto a ricevere. Intanto tentativo dalla distanza di Gunnunson, che non vale perché c'è stato il fallo fischiato in precedenza, credo proprio contro l'inquadrato Krušlin. E ci aspettiamo un quarto periodo davvero infiammato perché l'intensità resta molto alta. Pesaro delle due squadre è quella che è riuscita a mettere qualche gradino di distanza tra i 6 propri avversari, ma senza riuscire poi, abbiamo visto, a scappare. Era andata sul più 7, poi le giocate di Benjus hanno rimesso tutto a posto per Sassari. Intanto Krušlin col fallo si va tra virgolette a guadagnare la panchina, ma perché ha 4 falli personali e saggiamente Piero Bucchi preferisce gestirlo. Tote intanto proteggendosi sotto al tabellone nel tentativo di appoggiare al vetro. Gli applausi che arrivano, ma stavolta il possesso è recuperato dal Banco di Sardegna per il fallo commesso in attacco. Pronto Chessa a riprendere i giochi per il Banco di Sardegna. Terzo fallo personale per Leonardo Tote, grande protagonista del match contro Brindisi, tra i tanti grandi protagonisti del match contro Brindisi. Robinson
contro Totè. Chiesa da distanza siderale, solo il primo ferro per il numero 10. Allora Pesaro può correre dall'altra parte con Goodmundson, si va all'angolo per Mazzola che si alza dall'angolo, la tripla di Valerio Mazzola che vale il più 7. Eccolo un ulteriore strappo della VL e vedremo se questo sarà decisivo. Di sicuro Piero Bucchi decide di fermare il cronometro per evitare ulteriori guai sul punteggio in favore dei padroni di casa di 65-58. Rivediamo qui l'azione di Goodmundson, si va per vie centrali da Totè che si veste da playmaker dall'interno dell'area. Lo scarico verso Valerio Mazzola, non può esimersi da questa tripla all'esterno nativo di Ferrara che realizza. Mazzola tra l'altro veterano di lungo corso che punta qui a Pesaro a ritrovare spazi da protagonista dopo l'esperienza a Venezia. Tra l'altro per lui buon contributo sotto le planche con 3,6 rimbalzi di media. Vediamo se coach Piero Bucchi ora riesce a dare ai suoi le giuste indicazioni per rientrare nuovamente all'interno di questo match, ma in realtà Sassari non è mai uscita da questo match, ma come detto Pesaro tra le due è quella che è riuscita a strappare un pochino di più. Ora è tornata sul più 7, qualche minuto fa Benjus era riuscito a rimettere le cose a posto per gli ospiti. Vediamo se ora dopo il time out del tecnico bianco-blu Sassari ha ancora la forza e l'energia per rimettere di nuovo tutto in discussione. 8 minuti e 30 secondi al termine della contesa, salvo ovviamente overtime, blocco di Stephens e anche controblocco a favorire l'uscita di Jamal Jones, il numero 0, ancora ad esplorare la situazione dei suoi compagni, il palleggio insistito su Todde, ancora cadendo indietro, soluzione che ci ha fatto vedere già diverse volte in questa partita, stavolta non è fortunata. Allora Karalampopoulos che prima pinza la conclusione, poi torna indietro da Goodmundson. Mazzola ancora per il 30, Alex Venezia chiede ancora palla, si va invece in verticale per Karalampopoulos che chiede l'antisportivo per la trattenuta ai suoi danni. Fallo di Stefano Gentile. Ecco qui il replay con Gentile che va a cinturare. E forse quel secondo movimento, quel braccio che viene fortemente strattonato, potrebbe portare alla decisione. Ora gli arbitri ovviamente sono a colloquio tra di loro. Noi ne approfittiamo ancora una volta per ricordarvi tanti appuntamenti del basket europeo su Ilam Sports, perché dopodomani riprenderà l'Eurocup con la sesta giornata. Brescia-Venezia ad aprire le danze martedì 29 novembre alle 20:30, derby italiano tutto da seguire su Eleven. 30 novembre invece Trento-Gran Canaria, 29 novembre l'impegno proprio del Banco di Sardegna contro i greci del PAOK alle ore 20:30, e poi giovedì e venerdì l'undicesima giornata di Eurolega con Baskonia-Olimpia Milano il 1 dicembre alle 20:30, Stella Rossa di Belgrado-Virtus Bologna il 2 dicembre alle 18, Fenerbahce Real Madrid il 2 dicembre alle ore 18:45 con Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna che devono riallacciare un po' il filo del discorso nel cammino europeo. Fallo che viene confermato semplice. Vi dicevo, devono riallacciare un po' il discorso dopo l'ultima settimana non troppo fortunata con gli incroci entrambe contro l'Anadolu Efes, per Milano anche contro il Fenerbahce, per Bologna in più anche quello contro lo Žalgiris. 65-58, 8 minuti esatti al termine del quarto periodo, il gioco che riprende. Un fallo di squadra per Pesaro, 2 per Sassari. Visconti, autore di due canestri dalla rara importanza, poi riceve e scaglia subito Karalampopoulos, niente da fare per il cestista greco Robinson. Arriva Jamal Jones a dargli manforte, poi prova a tagliare completamente il campo Benjus che blocca per l'uscita di Gentile. Si va sul fronte destro da Jones che attacca verso la linea di fondo. Gentile dalla distanza
due volte il ferro, sembrava essere entrato all'interno del canestro quel tiro, invece niente da fare e si resta sulle più 7 per i marchigiani, che gestiscono con Jon Axel Gudmundsson, sempre il numero 30, che riceve da Karalampopoulos, movimento di Tote, stavolta fallo in attacco fischiato contro Pesaro e partita che in questo frangente si conferma un pochino più spezzettata di quello che avevamo visto fino a questo momento, ma chiaramente ora ci sarà da valutare anche quanta benzina ci sarà da una parte e dall'altra. Intanto va in panchina un po' borbottando Leonardo Tote, andiamo a rivedere quello che è successo. Va a rifiatare il lungo veneto in casa pesarese. Tanto Robinson gioca ancora fermo perché Sassari di fatto restituisce il favore. Ed è un affare, come si dice in questi casi, per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che può continuare a gestire di 7 lunghezze. Soprattutto attenzione perché è il quarto fallo personale di Stephens ed è un problema non di poco conto per la formazione ospite. Intanto il movimento di Visconti libero, lo serve ora a Mazzola, il numero 9, si alza ancora Jamal Jones a chiuderlo, ma ancora era attivo Visconti che prova l'extra pass in extremis, tanta confusione, Mazzola eludendo la marcatura di Robinson, ci prova anche lui dalla lunga distanza, niente da fare e ovviamente ora la palla inizia a scottare e ogni canestro ha un peso specifico di rilevanza non banale. Robinson va a sbracciare Johnson contro Visconti, si va fuori dall'arco da Gentile, mezz'angolo per Benjus, Kenge, shoot! A proposito di tiri di rara importanza, Imantias Benjus sulla scia delle triple fioccate contro Scafati continua a martellare e il parziale chiuso di Pesaro di 9-0, meno 4 per Sassari che diventa meno 6 perché va fino in fondo da Jan Kravic, strada spianata per il centro serbo e due possessi pieni di vantaggio per la formazione di Repeja che ora torna nella sua metà campo. Gentile va ad alzare nulletto il movimento di Robinson, più lesto di tutti il prodotto della Tennessee State University, per il nuovo meno 4 e partita che torna ad essere ad un ritmo piuttosto importante. Kravic girandosi in un fazzoletto, che canestro da parte di Dejan Kravic e nuovo più 6 per la Carpegna Prosciutto, 5 minuti e 32 secondi. Gentile col palleggio insistito va in verticale da Jones che guarda le sue spalle, c'è nei pressi del pitturato ancora Stephens, si va per vie perimetrali da Robinson che risponde colpo su colpo, il play statunitense, nuovo meno 3, spettacolo che torna a salire vertiginosamente alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, 10º, 11º e 12º punto nella partita di Gerard Robinson. Vediamo se risponde a sua volta la VL con Mazzola che va all'angolo e fioccano le triple da una parte e dall'altra, l'ultima di Vasilis Karalampopoulos per il 72-66 e vediamo chi delle due perde energia, perché fino a questo momento, dopo un piccolo frangente dove entrambe sembravano essersi rilassate, stanno davvero andando a 100 all'ora e soprattutto iniziano a mettere il canestro nel mirino dalla lunga distanza. Pesaro che nonostante il tentativo di Sassari riesce a tornare ad un cuscinetto di 6 punti dopo che era stata sul più 6. Visconti va al quarto fallo personale, mentre queste sono le statistiche di Karalampopoulos che ha messo 8 punti a referto, ma gli ultimi 3 insomma di una certa importanza. Robinson, a proposito di punti pesanti, si alza dopo l'arresto Jamal Jones, stavolta niente da fare per l'ala statunitense ex Bakhchesheir. Gudmundsson va a ricevere da Visconti, ancora il numero 30, si mette in visione Kravic che la mette a terra contro Diop, è entrato perché Stephens come detto aveva problemi di falli, parabola alzata, gioco fermato in precedenza con Benjus, causato le maniere cattive. Attenzione a Sassari che ora va a spendere di fatto il proprio bonus, ora dovrà fare attenzione da qui in avanti, mancano 4 minuti e 12 secondi, rimessa effettuata e finta di end off verso Gudmundsson perché Kravic decide di mettersi in proprio, elude la marcatura, sale in cielo
e altri due punti da parte del giocatore serbo, che valgono il più 8 per la Carpegna Prociutto, e sale a quota 12 punti con 5 su 7 dall'interno dell'arco. Partenza di Benjus fino in fondo, la classe non è acqua per l'ala grande lituana, che conferma la propria lettura lucida a seconda di quello che gli concede la difesa marchigiana. Di nuovo in post basso Kravic, che ha alzato il livello della sua prestazione negli ultimi minuti. Il semigancio non è fortunato, buona la pressione portata stavolta da Diop su di lui. Jones verso Gentile, ancora il numero 0 con Benjus che gli offre una possibilità, va a girarsi il numero 20, fronte ribaltato da Robinson, che però deve tornare a raccogliere la palla. Si alza con poco ritmo, solo il ferro, 3 minuti e 13 secondi e due possessi pieni di vantaggio per la formazione di Yasmin Repesa sul possesso prolungato da parte di Gudmundsson. Eccoli qui, massimi vantaggi grazie alla regia che ci li ripropone. Più 8 per Pesaro, che ora è tornata sul più 6. Visconti, partenza, si arresta, si alza, niente da fare, reattiva Pesaro al rimbalzo lungo. Citam preferisce ragionare, ancora Kravic da Visconti, di fatto raddoppiato col tentativo poi rigettato di Shaw da parte di Jamal Jones. La mette a terra Visconti, che si mette in ritmo, secondo ferro per lui. Jamal Jones, ma l'energia di Gudmundsson per questo possesso supplementare, altri 9 secondi a disposizione di Pesaro col cronometro che correre. Questo ovviamente fa gioco alla formazione di Repeja, finta da parte di Abdur Rahman, che si è un po' arrestato negli ultimi minuti, ma insomma ha dato il suo contributo già all'interno di questa partita. Visconti intanto prova ad innalzare il volume della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Torna all'interno dei giochi anche Davide Moretti per i padroni di casa e per questo finale di partita, con 2 minuti e spiccioli, salvo ovviamente overtime, anche se qui il cronometro continua a correre. Quello giusto è quello del palazzetto. Sono 2 minuti e 22 secondi e sono 2 punti per Muhammad Ali Abdur Rahman, che deve averci sentito, perché va a realizzare il 75esimo e il 76esimo punto per la VL. Consegnato di Jones per Robinson, ancora il numero 0, la partenza contro Moretti. Jones verso Robinson, si ferma il gioco, fallo fischiato contro la difesa di Pesaro, e ormai entrambe accelerano al massimo, perché Sassari non può più guardarsi alle spalle. Ora cronometro che viene riaggiustato, 2 secondi e 4 decimi. Moretti con 3 falli personali. Intanto si alza Jones, ferro per lui, tiro molto importante, questo non è andato al referto per la Dinamo, che ora però deve impostare una buona difesa per rimanere all'interno dei giochi in un match che è stato sostanzialmente molto molto equilibrato. Davide Moretti, lo scarico per Kravic, anche lui è entrato nel club dei giocatori in doppia cifra. Qui rischia il fallo di sfondamento Abdur Rahman, ma la posizione di Diop non è presa in maniera lecita, o almeno questa è la decisione degli arbitri, e quindi ci saranno tiri liberi per Muhammad Ali Abdur Rahman, che sta viaggiando col 74% ai tiri liberi. Ha dichiarato di non aspettarsi di essere tra i migliori realizzatori del campionato. Mi considero un uomo squadra, aveva dichiarato Abdur Rahman, ma coach Repeja mi vuole aggressivo sul fronte offensivo, e direi che le indicazioni del tecnico croato sono state quelle giuste. Intanto viaggio in lunetta che porta Pesaro sulla doppia cifra di vantaggio, ed è il massimo vantaggio. Arriva al momento giusto proprio per gli uomini di Repeja, perché mancano 1 minuto e 30 secondi. Krušlin, c'è Diop al di fuori del perimetro, poi Robinson non riesce ad intendersi con Jamal Jones ed è una palla persa che fa intravedere la linea del traguardo alla Carpegna Prosciutto Pesaro. Sassari, che in questo quarto periodo ha visto
perdere davvero fluidità offensiva, appena 10 i punti realizzati dalla Dinamo contro i 21 della Carpegna a Prosciutto, che ora ovviamente gioca un po' anche con il cronometro e con Davide Moretti. Kravic blocca e poi rolla verso il canestro, si rimane però per vie perimetrali dalle parti di Abdur Rahman, che ha tutta l'intenzione di giocarsela da solo, ed è la soluzione giusta, tripla T bastante, che rischia di mettere la parola fine a questa partita da parte di Muhammad Ali Abdur Rahman, protagonista autentico anche di questa partita. 29 punti e guardate che percentuali dal campo da parte della guardia statunitense. Tanto spazio per Robinson, che fa muovere la retina. Forse è troppo tardi, perché siamo sul meno 10 e si fa davvero ormai durissima per Sassari. La tripla di Rahman sembra aver messo davvero la parola fine ai giochi, e vedete infatti come il numero 5 ormai cerchi di gestire il cronometro, il tempo a sua disposizione. Attacca Jones, va nel pitturato, alza la parabola, c'è il ferro poi di Hop. 21 secondi, Sassari deve ovviamente andare a un tiro velocissimo. Benjus raccoglie il fallo su di lui di Moretti, ci saranno tiri liberi per Benjus, ma si resterebbe comunque sul meno 8 e lumicino della speranza davvero davvero piccolo per il banco di Sardegna, che ha cercato di mettere in campo tutte le proprie possibilità, ma come detto in questo quarto periodo ha perso un po' contatto con la tripla realizzata da Robinson. E con questo tiro libero di Benjus sono 14 punti nel quarto periodo, dopo che la squadra di Bucchi ne aveva realizzati 20 nel primo, 18 nel secondo e 20 nel terzo. Però dall'altra parte chiaramente da sottolineare col circoletto rosso ancora una volta la prestazione di Abdur Rahman. 13 secondi, 12 secondi, Mormena passerella per la Carpegna Prosciutto, che gestisce con Gudmundsson. Repeja che invita i suoi comunque a giocare, qui perdono il possesso. 3 secondi, 2 secondi e solamente per il tabellino finale c'è l'appoggio di Jamal Jones. 81 Carpegna Prosciutto Pesaro, 75 banco di Sardegna Sassari. Pesaro che si conferma piacevole sorpresa di questa prima parte di stagione, centrando la quinta vittoria in 8 partite di campionato, mentre per Sassari, che era riuscita a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive contro Scafati, arriva la quinta sconfitta in 8 partite. Quindi per coach Piero Bucchi ci sarà il momento di riflettere per preparare il big match della prossima settimana contro la Sette Emporio Armani Milano, mentre per Pesaro ci sarà la trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino, una partita dove alla fine i tiri liberi, che non andati a referto per Sassari, hanno fatto molta differenza, e lo avevamo detto a un certo punto all'intervallo lungo, ma l'8 su 17 nelle economie di un match che è stato sostanzialmente equilibrato a parte nell'ultimo frangente, alla fine ha contato insomma la percentuale dalla linea della carità per il club sardo. Intanto Pesaro va a prendersi gli applausi meritati da parte del pubblico della Vitrifigo Arena. Pesaro che fino a questo momento aveva ottenuto solamente una vittoria in questo impianto contro Venezia la seconda giornata, poi erano arrivate 2 sconfitte contro la Gevi Napoli e l'Olimpia Milano. Tra poco ovviamente ascolteremo ai nostri microfoni uno dei protagonisti di questo match con Pesaro, che conferma ancora una volta, e contro un avversario di livello come Sassari, di essere formazione davvero ostica per chiunque. Formazione, ricordiamo, quella delle VL, che era riuscita ad espugnare ad esempio un campo molto complicato come quello di Brescia, ma non solo. Però insomma il gruppo, il roster che sta gestendo coach Yasmin Repeja sembra davvero di assoluto livello. Da annoverare anche la prestazione in un momento della gara delicato, molto delicato, da parte di Visconti, che ha realizzato 2 triple di fondamentale importanza per i biancorossi, portandoli di fatto a non ipotecare ma insomma orientarsi verso il successo. Per Sassari si conferma il problema in trasferta, perché fino a questo momento, oltre alla sconfitta contro Trieste, Sassari aveva perso lontano dal Pala Serra di Migni, contro Varese nel primo turno e contro Treviso al terzo, e non riesce a sbloccarsi ancora
lontano dal proprio impianto la squadra di coach Bucchi, che comunque sia ci riproverà ovviamente nella prossima occasione. Ricordiamoci però che poi ci sarà il grande big match prima della prossima trasferta per Sassari, ovvero in casa contro l'S7 Emporio Armani Milano, appuntamento domenica alle 18:10 ovviamente su Eleven Sports. Domenica invece alle ore 18:30 l'impegno di Pesaro contro la Dolomiti Energia Trentino. Mentre intanto vedete il pubblico dei padroni di casa che inizia a sfollare, un pubblico che avevamo già visto riempire questo palazzetto per il match tra Italia e Spagna, mentre stiamo per andare a bordo campo dal nostro Michele Zavagnini, credo proprio per Ricky Visconti sentire... una vittoria importantissima contro Sassari, una diretta avversaria per le zone medio-alte della classifica. Tu hai fatto con quelle due triple il break per Pesaro? No, a parte quelle due triple sicuramente sono arrivate in un momento importante in cui c'era bisogno di quello, però io credo che importante sia stata tutta la partita, la lotta che abbiamo fatto su di tutti. La reazione del pubblico sulla mia difesa mi ha gasato tantissimo e questo secondo me è un elemento fondamentale per riuscire a far bene, soprattutto per divertirsi tutti insieme. Dopo due sconfitte in casa si è tornata a vincere di nuovo in casa e questo è molto bello, no? Anche questa cosa, noi ne abbiamo parlato ovviamente in settimana del fatto di voler tornare a vincere una partita in casa davanti al nostro pubblico, che è una cosa importantissima. Quindi siamo felicissimi di averlo fatto per una partita importante come questa. A vedere la vostra partita si capisce che siete molto uniti, vi passate molto la palla, che non è una cosa secondaria nella pallacanestro. È una cosa su cui stiamo lavorando, lo ripeto fino alla morte. Coach Repesa ci sta massacrando tra virgolette sotto quel punto di vista, sul fatto di essere legati, sul fatto di divertirsi insieme, sul fatto di sacrificarsi e dare anche le piccolezze per la squadra. Come ti trovi a Pesaro? Molto bene, le piadine sono incredibili, il mangiare è incredibile, il mare, sto da Dio al mare, quindi le persone sono incredibili, come posso stare? Bene. Grazie, in bocca al lupo Ricky. Crepi, grazie. E ringraziamo Michele Zavagnini per questa bella intervista nel post partita a Luca Visconti, che giustamente ha sottolineato di Pesaro anche non solo gli aspetti positivi cestistici ma anche tutto quello che c'è di contorno, tra cui giustamente anche le piedine. A parte gli scherzi, però prestazione davvero importante quella di Visconti da 6 punti, e parlava degli assist, sì, perché Pesaro ha messo a referto 14 assist contro una squadra, il Banco di Sardegna Sassari, che solitamente in questo fondamentale non era seconda a nessuno, perché era prima fino a questa partita con oltre 20 assist di media. Queste le statistiche con Pesaro, che è riuscita ad ottenere tanto anche dai giocatori in panchina con 21 punti, è riuscita a battagliare anche sotto le plance, come abbiamo visto, probabilmente qualche palla persa di troppo rispetto a quello a cui ci aveva abituati la formazione marchigiana fino a questo momento. Ma nonostante il 47,6% dalla lunga distanza del Banco di Sardegna, Sassari è riuscita a mettere le proprie armi cestistiche affinché potesse riuscire ad ottenere questo successo. Poi ovviamente, lo abbiamo detto, i 27-29 punti di Abdur Rahman hanno fatto tutta la differenza del mondo. È il momento di vedere le azioni più significative.
I 27 di Abdurrahman, i 12 di Kravic e non solo conducono Pesaro alla quinta vittoria in campionato. Grazie amici di Eleven Sports Italia per averci seguiti e vi rinvio ai prossimi appuntamenti col grande basket sul palinsesto di Eleven Sports. Una buona serata da Mirko Fusi.
a tre punti.